Eccoci, allora, buonasera a tutti, buonasera, spero stiate tutti bene in questo momento particolarmente difficile, però siamo qui per cercare di stare ancora tutti insieme per un grande evento di formazione e la presentazione di un libro, ma soprattutto andare a conoscere un personaggio e una metodologia veramente tra le più importanti a livello mondiale. Io saluto subito l'amico Stefano Del Rico, ciao Ste. Ciao, ciao a Non tutti. Purtroppo sei tu per ora il personaggio conosciuto a livello mondiale, ma tra poco lo presenteremo. Intanto partiamo con la sigla di Aurora TV. Eccoci qua, e allora benvenuto a Tom Bayer. Welcome Tom. Welcome, Tom. Allora, Tom Bayer, grazie della tua partecipazione. Tom adesso si presenterà anche lui, comunque un ex giocatore professionista americano. Adesso sta a Tokyo, si è alzato alle 5 di mattina per noi per fare questo evento, quindi un doppio ringraziamento. Ed è in questo momento uno tra i coach più popolari e ammirati al mondo. La sua metodologia si chiama Soccer Starts at Home. Io ho avuto il piacere e l'onore di tradurre, quindi curare l'edizione italiana del suo libro che si chiama Allenare piccoli campioni, edito da Oepli, con la prefazione di Gigi Casiraghi e tradotto da Stefano Del Rico. Questa sera, eccolo qua, bravissimo. Questa sera Tom appunto presenterà la sua metodologia molto particolare, una metodologia veramente innovativa, per certi versi rivoluzionaria e che ha diversi tipi di target. Questa sera affronteremo un pochino più il target relativo agli allenatori, quindi ai coach, ma la sua metodologia può avere un impatto veramente importante non solo a livello sportivo, ma anche sociale, territoriale, di business e di marketing. Quindi lui, volendo, se ci saranno società professionistiche in particolare interessate, può fare un focus, potremmo organizzare poi un focus specifico con lui e vi assicuro che ne vale la pena. Ma non rubo altro tempo, vorrei dare solo un minutino la parola a Stefano, perché Stefano, tra le altre cose, ha lanciato da poco una realtà molto interessante, anche questa, che si chiama Community Social Report, che tra l'altro si innesta un pochino anche nel percorso, diciamo, che Tom sta facendo da diversi anni. Stefano, ci racconti in un minuto di cosa si tratta, così promuoviamo un attimo anche la Assolutamente. tua iniziativa. Grazie ovviamente per lo spazio che mi stai dedicando. Come ha detto Ale, stasera si parlerà prevalentemente di metodologia, però si andranno a toccare anche altri aspetti che riguardano l'ecosistema calcio, importanti probabilmente in ugual modo, e forse in questo tempo, forse ancora più importanti. Si parlerà mi riferisco alla comunità, alle famiglie, eccetera. E il tema del sociale è sempre più importante, i club di calcio e il calcio si sta sempre più accorgendo di questa nuova realtà. E quindi ho deciso di lanciare appunto questo progetto che si chiama Community Soccer Report. È una pagina, siamo presenti sui social, Twitter, LinkedIn e Facebook. Potete cercare me o la pagina direttamente. Quello che facciamo è ricondividere notizie, lanciare approfondimenti, creare appunto questi report per sensibilizzare su questi temi. Quindi se vi interessano e volete saperne di più, cercatemi. Ok, grazie Stefano. Allora, seguite tutti i commenti sul report e diamo la parola a Shall we Tom. start, Tom? Yes, we're ready to go. So, first of all, I'd like to say thank you very much to Alessandro, who I met a few years ago, for this great opportunity to address all of the coaches and colleagues in Italy and whoever might be watching from around the world. Quindi chiaramente ringrazio Alessandro per l'opportunità di relazionarsi, avere appunto questa occasione di aprire e proporre la sua metodologia a un sacco di allenatori in Italia, cosa che già ha fatto nel resto del mondo. I'm very fortunate and lucky because I travel around the world invited to present, like we're going to do today, to some of the biggest club teams and countries in the world. But I'm extremely excited for today to be speaking to coaches from Italy who are come from such a rich football culture that has won four World Cup championships. Chiaramente è un privilegio per lui. Dopo essere stato in tantissimi posti del mondo e essersi relazionato e aver avuto l'occasione di parlare della sua metodologia a
a club e paesi e federazioni in giro per il mondo. È un privilegio per lui essere in Italia, un paese che ha una cultura immensa per quanto riguarda il calcio, vincitore di 4 campionati del mondo, quindi sarà veramente, come ha detto, un privilegio essere qua questa sera. And I'm coming to you today, which is early morning for me, around 5 a.m. from my home in Tokyo, Japan. Chiaramente, questa è una cosa che riguarda anche me, se posso aggiungere, abbiamo tutti i fusi orari diversi, chi da Londra, Tom dal Giappone, sono le 5 di mattina da lui, in Italia credo che siano le 9 adesso, quindi sarà anche una cosa a livello internazionale. And I'd like to also thank you, Stefano, for taking the time to help us today. And also, thank you very much for doing such a fantastic translation of our book, Football Starts at Home, into the Italian language. Thank you, Tom. I don't like to get credit for myself, so I will just say thank you. Okay. So the second slide that I have here is obviously our book that was translated into the Italian language. This book has become very popular throughout the world. È un libro che è diventato super popolare in giro per il mondo e io e Alessandro, attraverso appunto la casa editrice Oepli, abbiamo qualche anno fa curato la produzione, traduzione, eccetera, di questa metodologia per condividerla anche al panorama italiano. Okay, now we're going to start the presentation, and the presentation is kind of divided up into three different groups. The first group of slides is going to be a little bit about who is Tom Beyer, so that you know what my background is from, and what kind of work I've been doing in football. Quindi la presentazione questa sera sarà divisa in 3 parti. La prima in particolare parlerà di chi è Tom, di chi è Tom Beyer, il suo background, quelle che sono state le sue esperienze e le sue relazioni col mondo del football. And then we will go into the Football Starts at Home methodology and philosophy, so that you can have a more deeper understanding of what this program is about. Poi ci sarà chiaramente un approfondimento sulla metodologia specifica Football Starts at Home, quindi si andranno a esplorare tutti i segreti di questo, appunto, di questo metodo rivoluzionario. Then towards the end, I think it's important for you to understand, not just as individual coaches, but how do organizations, whether you're a professional club or an amateur club, association or country, how can you build a program to reach many people with this message of football starting at home? Quindi poi la terza parte non sarà più dedicata singolarmente ai vari coach per capire la metodologia, ma più all'organizzazione, comunque alle società nel suo complesso per cercare di diffondere e promuovere questa metodologia nella comunità e a più persone possibili. So here we go. I'm originally from New York City. That's where I was born. And I am the son of a police chief from New York. So this is my background of where I come from. Quindi Tom è originario degli States, di New York in particolare, figlio di un poliziotto. But then I show you the next slide that this is really, to be honest, where my home is. I'm living in Tokyo, Japan for 36 years. Quindi è da 36 anni che vive in quella che considera casa sua adesso, nonostante lui sia nato negli States, che è il Giappone, Tokyo, la sua capitale in particolare. I wound up in Japan coming to play football, and I played for Hitachi FC as the first foreigner to ever step onto the pitch in Japan in that club. Quindi è stato il primo giocatore straniero a calcare il campo, quindi esordire a giocare per quel club giapponese che si chiama Itachi FC nel 1987. And this is important because it was before the J League, the professional league, started. So I came before what we consider the football boom here in Japan. Quindi lui è arrivato da veramente innovatore pioniere perché non era ancora stata stabilita la lega che è presente attualmente in Giappone, cioè la J-League. And in Japan, since 1993, the J League has been quite a big success. We have three-tiered division, promotion and relegation, with approximately 56 teams, I believe, from J1, J2, J3.
Quindi nel 93 viene fondata la Lega, attualmente poi c'è stato questo boom, è cresciuta tal punto da avere tre divisioni con retrocessione e promozione, chiaramente più di 50 club partecipanti. After I got out of playing, I got into youth development, but purely as a technical coach. I am a disciple of the work from the great Dutchman Will Kerver. Quindi è un discepolo di Will Kerver, la metodologia del Kerver Coaching, che è qualcosa, questo viaggio che ha intrapreso nel momento in cui ha smesso di giocare, giocatore professionista, ed ha intrapreso questa carriera da technical coach, quindi da allenatore che si occupa solo ed esclusivamente di sviluppo dal punto di vista tecnico di giovani calciatori. And I introduced that methodology to Japan in 1993, so many years ago. Quindi la sua metodologia, quella che poi adesso è conosciuta in tutto il mondo, è stata introdotta per la prima volta in Giappone da Tom nel 1993. I've been very fortunate in my career because I've been lucky enough to work with some of the biggest footballers, both players and coaches and administrators in the world, such as this picture of myself with Zidane doing an event in Tokyo. Quindi questa è una foto di Tom e Zidane a Tokyo, ma Zidane è solo uno dei tanti personaggi celebri e i migliori campioni, i migliori interpreti del panorama calcistico mondiale con cui Tom ha avuto la possibilità di collaborare in questi anni. Now, when I got interested in the work of Will Kerver, which is technical skill development, I wanted to try to be able to reach as many people and organizations as possible. Quindi nel tentare di capire, approfondire il ruolo della metodologia sviluppata da Will Kerver, quindi il Kerver Coaching, ha anche cercato di approfondire tutti quegli aspetti legati a come promuovere e come raggiungere il maggior numero di persone con simili metodologie. So if you look at this slide, starting on the left, we used many different delivery channels to deliver our message. And this was the message in Japan. If you want to be a good football player, it all starts with the technical component. Quindi questi mostrati nella grafica, nella slide, sono tutti questi canali, tutti questi veicoli, tutte quelle occasioni che possono servire, possono essere sfruttate per promuovere questo messaggio. Una cosa che però ci tiene a sottolineare è che in Giappone per essere un giocatore di alto livello devi avere come calciatore una tecnica sopraffina, una tecnica dalla qualità elevatissima. So I have a very interesting skill set, because I understand this football ecosystem, which is made up of many different parts. But the media part is very important because it gives us the opportunity to deliver our message to millions and millions of people. Quindi quello che ha capito è che oltre ad essere, ed è questa una cosa che si riconosce, oltre ad essere chiaramente un esperto dal punto di vista tecnico, ha anche capito quello che è il mondo dei media. Quindi come cercare, come ho sostenuto prima, come cercare di promuovere i messaggi, la sua metodologia a più persone possibile attraverso una serie di canali appunto mediatici, multimediali. So we were very, very successful in using these delivery channels by building our program and delivering it through animation, through football schools, using the internet, events, television, newspapers, magazines, those are football magazines, manga, which is comic books, and when I say products, VHS videos or DVDs or today apps, using all of these different mechanisms to deliver our message. Quindi il successo della sua metodologia Football Stars at Home deriva appunto da quest'uso diffuso, complesso e articolato di tanti canali mediatici, come possono essere quelli mostrati nella slide, appunto la relazione con le scuole, cartoni animati, internet, eventi, anche addirittura i manga, con i classici fumetti giapponesi, videocassette, DVD, eccetera, eccetera. Quindi una vasta gamma di canali. So I have a very strong background in events, having done over 2,000 events for 500,000 players and coaches. Quindi uno di questi canali sono appunto gli eventi, e Tom ne ha fatti veramente tantissimi a livello nazionale, addirittura 2,000, con quasi mezzo milione di giocatori e allenatori coinvolti. So all of these events, the theme was being able to empower children to practice on their own.
Quindi una cosa importante che sarà ricorrente nella metodologia è appunto cercare di non convincere, ma comunque stimolare e dare gli strumenti ai ragazzi così che loro potessero diventare gli allenatori, tra virgolette, di se stessi, quindi esercitarsi e allenarsi da soli. Very simple. One player, one ball. How can I improve myself? Quindi molto semplice il diktat della metodologia. Una palla, un giocatore, come posso cercare di migliorare? I've been very fortunate to work with some of the biggest brands in the world, such as Canon. And also, this picture is very symbolic because the person in the yellow, that's a woman who was my assistant during these events. But today, she is the head coach of the Japan women's national team. Quindi la fortuna comunque a livello di utilizzo di questi media è appunto l'utilizzo, comunque la collaborazione con dei brand, con dei marchi molto importanti, come in questa foto la Canon, ma quello che ci tiene a sottolineare di questa foto è chi è l'assistente che in quel specifico evento sta aiutando Tom. È una ragazza e attualmente è la ragazza che si occupa di collaborare con le nazionali femminili giapponesi. I've been very active in women's football here in Japan, and I've been able to see the transformation of both Japanese players and Japanese coaches becoming World Cup champions. Il calcio giapponese è un mondo che Tom ha affiancato, con cui ha collaborato parecchio, ed ha avuto la fortuna, il privilegio di vedere la crescita del movimento nazionale femminile in Giappone fino agli albori, fino ai risultati, successi recenti, tanto che il Giappone è stato non molto tempo fa campione del mondo. And Japan is a very interesting place for women's football because we're considered an outlier country, where Japan, the women's program, is the only program in the world that has won all three FIFA World Cup tournaments at every age group. Quindi il calcio giapponese, soprattutto il movimento femminile, è un movimento straordinario, tant'è che ha questo record e tiene questo record che nessun altro è riuscito a riguagliare al momento, che è appunto aver vinto le tre maggiori competizioni FIFA, il campionato del mondo femminile, gli under 21 e gli under 19, se non ho capito male. And they've done that, won all three championships in the space of 7 years. And the reason is because of two things. Japanese development is centered around ball mastery, along with being a very possessive-based type of style. Quindi tutto questo, questo record, queste tre competizioni internazionali sono state vinte l'arco di 7 anni. I segreti di questa metodologia sono appunto un gioco basato sul possesso, ma soprattutto questo cercare di sviluppare, approfondire e migliorare tutti gli aspetti legati al dominio della palla, quello che in inglese viene definito ball mastery. And these two slides kind of show my history in Japanese football, where this is Aya Miyama, one of the best women players in the world, who went on to become the captain of Japan, World Cup champion, and one of the top players in the women's game. And she, on the left-hand side, that's her at one of my schools and events when she's 8 years old, and then she becomes a World Cup champion and an Olympic silver medalist. Quindi questa foto è un po' il riassunto di quello che abbiamo appena detto riguardo il movimento femminile. Quella che sta abbracciando Tom nella foto di destra è Aya Miyama, che è uno dei migliori giocatori della nazionale giapponese, e la foto di sinistra invece è la stessa giocatrice, all'età di 8 anni, che par ha partecipato a uno dei programmi che Tom ha realizzato in Giappone in una delle scuole. This is just a very short clip to show you the quality of ball mastery at my school here in Japan called the Tom Beyer Academy. And these are not elite special players. These are just average players at our school. Quindi questo è un video che vuole appunto documentare quella che è appunto questa importanza che viene data al posto della palla e al dominio. È un progetto questo che ci tiene a sottolineare Tom, che non riguarda, questi non sono giocatori elite, quindi appartenenti a squadre di alto livello, ma sono giocatori bambini media abilità in uno dei progetti scolastici. And it's very important, Stefano, that a country closes the gap between the very best players at the young ages and the least developed players. That's what creates a very strong, big elite player pool. Quindi un messaggio che Tom vuole mandare è che nel cercare di costruire questa categoria di giocatori elite,
Sì, è vero che bisogna cercare di migliorare i migliori, ma cercare di ridurre il gap tra i migliori e quelli che sono non definibili peggiori, ma comunque quelli che sono i meno abili in quello che fanno. Quindi ridurre questo gap è il vero segreto per creare comunque un movimento di alto livello. I was very lucky because in 1998, I was casted on Japan's number one television show for children, which is a show produced by the producers of Pokemon. So that's pop culture. And that corner, I would deliver every weekday morning for 14 years. Quindi adesso che ci sta, easy a video, Tom, yeah? It's just a short little video. It's just only a couple of seconds to show how we use pop culture to communicate to children our message about football. Quindi quello che probabilmente ci farà vedere adesso è un video, una breve clip di un programma televisivo, comunque uno spot televisivo, uno spazio televisivo che Tom aveva per promuovere il suo programma e che a cui ha collaborato per la creazione, hanno collaborato i produttori dei Pokémon, tanto per capire come ha creato queste connessioni per rendere il più popolare possibile il suo programma. So approximately 5 million households would be watching this every morning, and this would be the opening. 5 milioni di persone. So it's very important because we have the ability to communicate with millions and millions of children. Quindi l'uso dei media di nuovo permette di diffondere a più persone possibili, qua si parla di milioni di persone addirittura, un certo messaggio, in questo caso la metodologia. We're also using publishing like football magazines to also promote our message of if you want to be a good footballer, it starts with the technical component very early. Quindi in questo caso, questo è un altro esempio di come utilizzare i media, in questo caso appunto un magazine, quindi un giornale, una rivista specializzata in cui si danno consigli su come sviluppare la tecnica per i bambini, che è una delle chiavi per diventare poi giocatori esperti. Okay, again, creating content for children so that they could be reinforced about the importance of technical development. So these are VHS videos, DVDs, many different ways that we can deliver that message. Quindi quello di nuovo un esempio di come creare contenuti multimediali per diffondere il messaggio, in quel caso erano dei DVD. Okay, so that's kind of the quick kind of introduction about my work in Japan, but now we're going to transition into what is this football starts at home. And this slide by Steve Jobs is very interesting of how I figured this out. Quindi adesso si parlerà per la seconda parte della presentazione della metodologia vera e propria. In questa slide, che rappresenta appunto Steve Jobs, è praticamente il suo mantra, quello che lui, a cui lui crede, che gli ha permesso in qualche modo di arrivare a questa metodologia. Tom, do you want me to translate the sentence for the audience? Yeah, if you could, if it's not that difficult, that would be great. Yeah. Quindi non è possibile connettere i puntini, quindi lineare i puntini e realizzare qualcosa guardando al futuro, guardando avanti, lo si può solo fare nella maniera probabilmente più efficace possibile, guardando al passato, quindi guardando alle esperienze. Tom ci racconterà in qualche modo come è riuscito a collegare appunto questi puntini per arrivare a quella che è appunto la metodologia, la figura finale. Ok, now. Now we're going to start this football starts at home, which is a very interesting story. I'll talk a little bit, Stefano, and then you can just kind of recap it. But yeah. I came up with this program, first of all, because I'm a technical coach with a lot of technical experience. But it wasn't until my first son was born and I placed these little balls all around my house, I started thinking much more deeply about how we develop young children. Quindi è comunque, è per un po' spiegare quella che è la frase che abbiamo appena detto nella slide precedente, a spiegare quello che è appunto la metodologia e come è arrivato a pensare a questa metodologia. È stato, dopo che ha smesso di giocare a fare il calciatore professionista, diventato un allenatore specializzato nello sviluppo tecnico dei giovani calciatori, ma fino a che non ha avuto il suo primo figlio, non è riuscito a visualizzare quella che è la metodologia attuale, solo avendo avuto questo suo primo figlio. A disseminare palloni in giro per casa e è potuto andare ancora in più profondità di quello che è appunto l'importanza della metodologia e dello sviluppo tecnico dei bambini. And I focused on only a couple of very important points, and that was discouraging my son from kicking the ball all the time
And I encouraged him to basically play with the ball very close by, what we call ball mastery. Quindi ha cercato di focalizzare inizialmente questa primordiale metodologia su due aspetti, incoraggiando il figlio tra l'altro a farlo. La prima era scoraggiare il figlio nel calciare la palla il più lontano possibile, il più forte possibile, che è una tendenza che hanno spesso chiaramente i bambini piccoli, ma ha cercato sin da subito a incoraggiarlo a cercare di innamorarsi del pallone, a lavorarci, a tenerlo vicino ai piedi, appunto a dominarlo, quello che appunto abbiamo definito prima in inglese chiamarsi ball mastery. So then I started questioning myself and everything that I had learned and I had been teaching. And I started thinking, well, what's the biggest problem in football development? Quindi arrivati a questo punto sono iniziati i dubbi, sono iniziate le riflessioni. Una, la più importante, probabilmente quella raffigurata qui nella slide qui scritta, è qual è il problema principale nello sviluppo dei giovani calciatori, nel cosiddetto football development. Now these are my opinions from my observations of observing football development for more than 35 years. Quindi nella sua esperienza ci dirà qual è il suo punto di vista, un'esperienza che è riuscito a crearsi e quindi una risposta che è riuscito a dare dopo 35 anni in questo mondo, nel mondo del football development. And for me, one of the biggest problems is most don't know what the actual problem is, and that becomes the biggest problem. Quindi questo è un po' un paradosso, nel senso che il problema principale è che non si sa qual è il problema e questo è di per sé un problema. And that's what I'm going to try to show through my presentation. E la risposta è quello che poi Tom ci cercherà di dare, condividere con noi, grazie attraverso la sua presentazione. So for me, what makes the problem hard to identify is the problem is invisible. And that's why I have the blank screen here, because more often than not, people don't know what it is because they can't see it. Quindi il problema è proprio che questo problema è impossibile, quasi molto difficile da identificare, proprio perché non è un problema tangibile, qualcosa di invisibile. Questa slide in qualche modo vuole testimoniare questa cosa, vuole rafforzare questo messaggio. So for me the biggest problems are two things: thinking and culture. Quindi il pensiero e la cultura sono i due problemi, aspetti e fattori intangibili e invisibili, ma che sono alla base di tutto. So thinking is an unconscious process that you cannot see. Quindi il pensiero è qualcosa di immateriale, qualcosa che si ha nella tua testa, ma che non puoi toccare, non puoi vedere in qualche modo. And then culture is used to confirm or deny things that we don't even really, we are thinking. So these are invisible, and I started realizing that the countries that develop the best players in the world usually have a culture in place that's very conducive to developing players. Il problema della cultura è qualcosa che in qualche modo conferma o smentisce e che ha in qualche modo accompagnato e ha permesso a Tom di realizzare, di rendersi conto che ok, la cultura è qualcosa di importante, perché i migliori paesi del mondo sono quei paesi, parlando chiaramente di calcio, sono quei paesi che hanno una grande cultura calcistica. And I say that because if you look at this page, I started studying, and FIFA has 211 member associations that belong to FIFA throughout the world, but only 8 countries have become World Cup champions. Quindi nel cercare di dare una risposta concreta a queste sue riflessioni, andando a vedere un po' le statistiche della FIFA, si è accorto che dei 211 partecipanti e membri, associazioni calcistiche, membri della FIFA, solo 8 paesi sono state campioni del mondo. So I started studying these World Cup champions to see, do they have better coaches? Do they have better coaches' education? Do they have better facilities? And I came up with the concept that they weren't so much different than the rest of the countries in the world, but they all had football cultures that were very, very important. And so that young players got a tremendous head start before many of the other countries. Quindi sto a studiare vari aspetti che accomunavano in qualche modo, comunque nel tentativo di identificare quali fossero le caratteristiche principali di questi paesi, si è chiesto se fosse qualcosa legato agli allenatori, all'educazione che dicevano questi allenatori, alle infrastrutture. Poi si è reso conto che appunto è la cultura che caratterizza un certo paese, una certa federazione, associazione, che determina poi il risultato, perché i giovani calciatori hanno la possibilità di relazionarsi con questa cultura, con tutto quello che gira intorno e fa parte di questa cultura.
This is just one page of organizations who have invited me in to present Football Starts at Home. They're some of the biggest clubs, the biggest countries, and confederations in the world. Quindi in questa slide sono mostrate alcune delle federazioni, associazioni o club che si sono interessate, hanno invitato Tom a parlare della sua metodologia Football Starts at Home. If you notice in the middle, we have Napoli. And the reason is because the owner, Aurelio De Rente, he heard about my work and invited me to Italy and invited me to the Champions League game 2 years ago versus Real Madrid. And then he also invited me into his home to speak with him. And then he took me to his favorite restaurant in Rome. So I'm proud to say that. Ha una storia di cui è veramente orgoglioso ed è particolarmente curiosa. Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli, ha invitato Tom per parlare perché è incuriosito a parlare della sua metodologia. L'ha invitato a vedere una partita di Champions League, la partita del Napoli contro il Real Madrid. L'ha invitato addirittura nel ristorante, nel suo ristorante preferito, e appunto per parlare e approfondire quella che è la metodologia che Tom proponeva in giro per il mondo. But I'm just as proud to have presented our work to some of the big clubs like Ajax and Dynamo Zagreb, two of the best clubs in the world for developing players. Ci tiene a sottolineare che la Dynamo Zagreb e l'Ajax sono altri due dei club che hanno invitato Tom a parlare del suo lavoro, e sono due dei club che producono, comunque sviluppano i migliori giocatori, i migliori talenti, soprattutto da un punto di vista tecnico nel panorama calcistico europeo e mondiale. Okay, so here we go. One of my first observations is that parents in general have no idea what development actually looks like. Quindi uno dei suoi primi starting point, quindi il punto dal quale è partito per sviluppare il suo pensiero, la sua metodologia, è che i genitori non hanno idea di cosa sia lo sviluppo, di cosa assomigli lo sviluppo di un calciatore, quello che li porta poi un calciatore a diventare un buon giocatore. Now these are actual pictures of my two boys starting out when they're very small with a very small ball. Quindi questi sono addirittura i figli di Tom che hanno iniziato a giocare con una pallina molto piccola sin da quando erano veramente molto giovani, molto piccoli. Now I have this picture because I believe this is one of the big problems in football development. It's our perception and beliefs of what a young child can't do with a ball at their feet. Quindi questo è un altro concetto molto interessante che Tom ci tiene in qualche modo, è un tabù che Tom ci tiene in qualche modo a sfatare, e che si ha in generale la percezione, il credo di quello che i bambini non sono in grado di fare quando sono molto piccoli con la palla ai loro piedi. And the reality is that many don't believe at the entry level. There's three distinct levels of football. There's the entry level before a child joins a team. Then we have the competitive level when you join a team. And then the elite level. For me, I'm very, very convinced that the entry level of football is perhaps the most important part of the game. Quindi se dovessimo immaginare un po' quella che è la carriera, o comunque l'esperienza di un giovane calciatore per quanto riguarda appunto lo sviluppo del calcio giovanile, o comunque la sua esperienza nel calcio giovanile, possiamo identificare tre livelli diversi: l'entry level, quindi il punto nel quale un giocatore, un ragazzo, un bambino inizia a giocare a calcio, è quello che per Tom è il più importante, poi quello che poi gli permetterà probabilmente di raggiungere il livello agonistico e poi il livello elite. So we often use pictures as kind of posters to try to encourage children and families to start playing football, but for me this is the wrong message and the wrong picture to show. Quindi quella secondo lui è l'immagine sbagliata per cercare di promuovere le famiglie, comunque incoraggiare le famiglie e i bambini iniziare a giocare a calcio, è un'immagine che lui non userebbe. Now this is a photograph of my own son when he's 5 years old, and if you look at him, he at least kind of looks like he can play. And then on the right hand side, there's some points, and that is trying to get a child to fall in love with the ball. That's at the center of our philosophy. Fall in love with the ball first and the game second. Quindi questa è la foto di suo figlio, all'età di 5 anni, e sfido chiunque a dire che non ha già le caratteristiche, lo sguardo del vero calciatore. E a fianco all'immagine ci sono alcuni dei punti, dei principi che in qualche modo girano intorno a questo, che è un risultato. Il primo è forse quello più importante,
Bisogna cercare di far innamorare i bambini prima del pallone e poi in un secondo momento del gioco, ma prima inizialmente devono innamorarsi del pallone. And then there's three other points: getting a child very comfortable with the ball at their feet, having them learn how to protect the ball very early, and becoming very confident very early. These are big game changers. If all of these happen before a child ever joins an organized club. Quindi questi punti, questi altri tre principi sono fondamentali, molto importanti, dovrebbero essere quelli da sviluppare addirittura prima che un bimbo decida di entrare a far parte di una società, quello che viene considerato in Italia comunemente l'entry level, quindi livello, il momento in cui si decide di far parte di una società, e sono il primo, cercare di diventare, quindi avere familiarità col pallone ai propri piedi, imparare sin da una giovane età a proteggere il pallone, sin da piccoli, cercare di fare questo, e infine cercare di diventare di nuovo familiari con la palla molto presto. So how do we do that? That's what we're going to talk about. So football starts at home. There are some very important points here. And a majority of our focus is on parents. It's on parents, but of course coaches are important as well. Quindi questi sono un po' i come si riesce a raggiungere, si riesce a lavorare in funzione di quei principi mostrati in precedenza. Un ruolo chiave ce l'hanno sicuramente i genitori in questo processo, non meno gli allenatori, ma ci tiene a sottolineare che primariamente sono i genitori che hanno un ruolo fondamentale, soprattutto quando si parla di un'età, una tenera età. And then just a quick overview, Stefano, which I've already talked about, but again, the point: getting a child comfortable and competent with the ball as early as possible. Second, the vital role that parents and teachers or coaches play. Knowing what does development look like, is the child developing? Ensuring a child is prepared on their first day when they show up to their organized football training. And then also the program allows parents to increase their interaction with their child by creating a closer relationship. Quindi questi sono un po' i punti, è un po' un riassunto di quello che ho detto finora. Quindi il primo punto è cercare di far sì che i bambini diventino familiari, abbiano questa familiarità il prima con la palla, i loro piedi il prima possibile, enfatizzare il ruolo che insegnanti, ma soprattutto, come abbiamo detto, genitori possono avere, individuare, capire quello che è lo sviluppo, a cosa assomiglia, assicurare che il bimbo il primo giorno che si presenta, la sua prima esperienza, il suo primo allenamento in una nuova squadra sia già a un buon livello, e poi infine permettere ai genitori di aumentare questo rapporto che c'è con i loro figli per quanto riguarda proprio lo sviluppo, il loro sviluppo tecnico e appunto questa loro relazione con il calcio. Also, if you can do all of the things that I just outlined, we as coaches and as parents, we have an opportunity to help develop in a positive way a child's personality and their leadership skills. Quindi la risultante delle cose che sono state dette nella slide precedente ha anche un risvolto in qualche modo psicologico che va a incidere in maniera positiva sulla personalità e sulla leadership di questi bambini, la loro capacità di leadership. And so, for example, if a child has a problem with self-esteem or unworthiness or inferiority because they can't do something in sports, whether it's execute a simple technical skill, that could become a personality trait. Quindi nel momento in cui un bambino nell'esatto opposto, un esempio opposto a quello che è stato detto finora, se un bimbo non è in grado probabilmente di compiere neanche un semplice gesto tecnico e ha problemi, quindi sviluppa in qualche modo, e per colpa probabilmente di un'esperienza negativa, scarsa fiducia in se stesso, questo può diventare parte della personalità e può diventare un problema a lungo termine. So, for example, if a child is very competent and comfortable with the ball at their feet from day one, they're going to become usually the most popular child on that team. And also, the coach or the teacher is going to ask them to demonstrate from a young age, so they're getting opportunities at leadership. Quindi nell'esatto opposto, un esempio opposto rispetto a quello che è stato appena detto, se un bimbo ha la capacità, la familiarità all'interno di un ambiente, è più probabile che il bimbo venga, per esempio, utilizzato dagli allenatori, dagli insegnanti per fare vedere agli altri come si fa qualcosa, comunque diviene un bimbo popolare. Questo
può avere un'influenza positiva sulla sua autostima in qualche modo, perché si sente accettato e realizzato. So one very simple premise for our program is kicking shouldn't be the first thing that you teach at the entry level. Quindi questo è un altro mantra della metodologia, calciare non dovrebbe essere una delle prime cose che vengono insegnate ai bimbi appena iniziano a giocare. This is also very important. I believe that the golden age for teaching technical skills can start as early as 2 and 3 years old, because then the child gets off to a head start. Quindi parlando appunto di quando è l'entry level, quando è l'età d'oro nel quale iniziare ad insegnare le capacità tecniche, si può già iniziare, secondo Tom, da un'età molto 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 tenera, quindi 2-3 anni, contrariamente a quello che si pensa che debba essere intorno ai 5-6, quindi molto prima. So now we start a little bit of the evidence or the proof of concept of what a child can do in and around the home with a small ball, which the home is a very safe, protective environment and very conducive for developing children. Quindi adesso inizieranno alcuni video, alcune immagini che sono un po' la prova concreta di quello che può fare questo programma e quello che è questo programma con bimbi piccoli, ma che in casa possono trovare quell'ambiente sicuro che li può proteggere, che probabilmente in quell'età può garantire un po' un contesto che gli possa permettere di svilupparsi in maniera appunto sicura. So Stefano, when I started working with my children inside the home, I could tell that it was working, but I didn't really have any kind of science or reason that I could explain why. Quindi lui ha iniziato a testare queste idee con suo figlio in casa, ma non aveva l'evidenza scientifica che quello che stava vedendo, che per lui stava effettivamente accadendo, non aveva appunto nessuna evidenza scientifica che gli permettesse di testimoniare e giustificare questo. But I knew, because I was a technical coach, that I needed to discourage kicking all the time and instead this ball mastery. Ma in qualche modo andava a confermare quelli che erano i suoi principi, quello che aveva sviluppato come conoscenza, come credo, da allenatore appunto tecnico della tecnica negli anni. Now this is a video of my son when he's 3 years old, and you can see his technical skills are very developed. Quindi questo è il figlio di Tom a 3 anni, come si può vedere è già, per avere 3 anni, un bimbo che ha familiarità col pallone, e questo deriva appunto da questo sviluppo, questo continuo esercizio, questo continuo allenamento. Now, this is a very important point in our whole philosophy. I kind of call it the gift to parents. And that is that when a child is playing in and around the home, that child is always looking for the parents' approval, the parents' attention, and the parents' praise. Quindi un punto che ci tiene a sottolineare, rimarcando l'importanza dei genitori, è che quello che lo chiama lui un po' il dono di essere un genitore per un bimbo di quell'età che si esercita a casa. Il genitore può, perché il bimbo ricerca continuamente in qualche modo l'attenzione e l'approvazione del genitore, essere un genitore in quel momento e relazionarsi al bimbo nella maniera positiva, incoraggiandolo probabilmente a fare quello che fa, accettando quello che fa, provando quello che fa, può essere veramente qualcosa di importante per lo sviluppo del bimbo. And that interaction between the child and the parent is very, very important, because it creates an emotionally charged environment. And when you can create an emotionally charged environment, that's where deep learning and long-term memory takes place. Quindi per in qualche modo incentivare l'apprendimento a lungo termine e incentivare quello che sono tutti i meccanismi che determinano la memoria a lungo termine, il ruolo del genitore è fondamentale. Creare questa interazione che sia anche basata su delle emozioni può seriamente giocare un ruolo chiave in tutto questo. So when you watch this, what he's doing is he is hardwiring the neural pathways, the neural networks from his brain to his feet. Quindi in questa immagine un po' si spiega come questo avviene anche da un punto di vista mentale e neurofisiologico. Quindi il suo cervello è sviluppato e ha tutte queste connessioni che permettono poi l'esecuzione di quel genere di tecniche ad una velocità abbastanza elevata anche. Now I was very lucky, because when I was writing the book Football Starts at Home, I caught the attention of Dr. John Rady,
who was one of the foremost neuropsychiatrists from Harvard Medical School. Quindi mentre stava scrivendo il libro, ho avuto la fortuna di essere in qualche modo, di catturare un po' l'attenzione di questo esperto, un professore di università di Harvard, specializzato proprio in neuroscienza e tutto quello che riguarda questo mondo. So this is very important part of our whole program, our methodology, is understanding that link between parent and child, and also understanding this is much, much bigger than just only producing football players. Quindi questo in qualche modo vuole testimoniare la partecipazione di questo esperto, tutto quello che riguarda un po' la metodologia, e va a testimoniare quello che è qualcosa che va al di là proprio della creazione di un giocatore, al di là della creazione di uno sportivo. So regardless whether you're trying to learn a skill such as mathematics, piano, or football, acquiring those skills is fundamental for the development of the brain. Quindi, proprio per in qualche modo spiegare questo concetto, la capacità e quindi l'acquisizione di un'abilità, che sia un'abilità calcistica, ma anche in qualche modo un'abilità che riguarda la matematica, saper suonare il piano, è qualcosa che va poi ad avere un impatto positivo nello sviluppo del cervello. So Dr. Rady has written almost a dozen books, and most of his work focuses on the connection between a person who is physically active and the impact it has on the brain. Basically, physical activity supercharges the brain, which supercharges the learning process. Quindi questa è un po' la biografia di questo dottor John Rady, accademico affermatissimo, più di 10 libri ha scritto, ma il suo campo specifico di azione è quello che riguarda appunto l'evidenza sul rapporto positivo, la correlazione positiva che esiste tra l'essere attivi, fisicamente attivi, quindi fare esercizio, e quello che tutto questo può comportare nello sviluppo del cervello, i vantaggi che tutto ciò può apportare alle funzioni cognitive. So, how does football starting at home methodology affect the cognitive development? Well, here it is. Because, and I'll talk about it and then you can kind of say it in your own words, Stefano. The part of the brain responsible for ball mastery is the cerebellum. And that was thought to be responsible for only coordination and motor skills. But recently, the new science shows that the cerebellum is responsible for much more. And those are thinking, remembering, they're listed here, decision-making, reading, controlling emotions. So these are very, very, very important points of why ball mastery has an effect on all of those other disciplines. Quindi le attuali evidenze scientifiche dimostrano che l'allenamento, comunque la pratica, l'acquisizione di questa abilità attraverso il ball mastery, che è un po' la chiave di questa metodologia, è qualcosa che va a beneficiare lo sviluppo e la capacità del cervelletto, questo organo appunto cerebrale, che originariamente e in passato si credeva fosse responsabile solo della coordinazione o comunque dei movimenti, ma è stato scoperto appunto recentemente che in qualche modo governa molte più funzioni che riguardano il pensiero, la memoria, anche la presa di decisione. Quindi questo è il motivo per il quale il ball mastery, il dominio della palla, tutti questi esercizi per apprendere queste skills e queste abilità sono fondamentali nello sviluppo anche cerebrale e cognitivo del bimbo. And that's why it's very important to control the ball rather than just running around kicking the ball, because it has an effect on the brain where there's a cognitive, emotional, and also physical skills are being developed. So this is why the neuroscience world is very interested in our program, because of the first ones, the cognitive and the emotional skills. So cognitive skills are remembering, thinking, decision-making. Those are very important. Quindi tutto il programma che appunto riguarda la familiarità, il ball mastery, ha questa nota un po', appunto questa forza, questa evidenza neuroscientifica, per cui è andata a dimostrare appunto che tutti questi esercizi hanno un impatto positivo per quello che riguarda lo sviluppo sia fisico che mentale, cognitivo ed emozionale, quindi tutte quelle funzioni che riguardano questi mondi, soprattutto dal punto di vista della memoria, della presa di decisione, di nuovo, il controllo delle emozioni come Tom ci sta facendo vedere adesso in questa slide.
And anybody that's worked with very, very young children understands that emotions are very important, because children, it's like a roller coaster. They go through emotions that can change in just a second. They can be happy 1 minute and sad the next. They could be focused 1 minute or confused the next. So ball mastery from a very, very young age starts to develop these important emotional skills. Quindi la capacità di gestire le emozioni è probabilmente qualcosa che manca ai bambini molto piccoli, che sono un po' un roller coaster, comunque un up and down, un su e giù di appunto queste emozioni. Il ball mastery è stato visto essere in grado di andare un po' ad attenuare, a gestire e a dare al bambino la possibilità di gestire meglio queste emozioni. So that's why Dr. Rady is saying on the neuroscience world, it's much more important not to kick the ball, but to control it with the feet. And by repeating that controlled technique, the child forms a learning circuit in the brain. Quindi da un punto di vista neuroscientifico, il professore dottor John Rady ha dimostrato e appunto ha sostenuto che quindi non è importante solo calciare il pallone, ma la capacità di controllarlo è qualcosa che poi, e la sua ripetizione, la ripetizione del gesto tecnico è qualcosa che va a insinuarsi, a instaurarsi a livello mentale e crea nel cervello questa serie di circuiti che garantiscono in qualche modo poi l'apprendimento. And there's a phrase, Stefano, in the neuroscience world that says that nerve cells that fire together, they wire together and they create a neural network. Quindi c'è una frase che è spesso usata in neuroscienza che parla appunto della capacità e dell'importanza da parte dei neuroni, quindi le cellule del cervello, di collegarsi tra loro e creare queste connessioni che in qualche modo poi facilitano tutte quelle funzioni, vanno a migliorare le funzioni del cervello stesso. And this is a diagram, a picture of an actual neural network, a pathway. And you don't have to understand it all. This was made very popular in a book called The Talent Code by Daniel Coyle. But what it shows is, it shows what an actual nerve fiber looks like with what's called myelin. Myelin is the protective coating that coats an actual nerve cell, nerve fiber. Quindi questa è una slide che diventa molto popolare, soprattutto questo concetto dietro questa slide, grazie a un libro che personalmente consiglio, che si chiama The Talent Code, e appunto spiega come le capacità del cervello, la capacità del cervello di sviluppare e di eseguire soprattutto dei comandi dal punto di vista motorio, dipende da quella guaina chiamata appunto myelin nel grafico, mielinica, guaina mielinica, che è questo il rivestimento delle connessioni delle varie cellule nervose, e più queste connessioni sono in qualche modo isolate grazie a questa membrana, e più si è visto che sia una qualità maggiore nella capacità del cervello di eseguire comandi motori, e in qualche modo i comandi motori poi sono appunto le capacità tecniche e le abilità tecniche. And the only way to really develop that myelin that protects the nerve fiber is through repetition. Repetition, doing the movement over and over and over again, makes the myelin more thicker, which then makes the nerve fiber transfer the information 100 times more faster. Quindi l'unico modo, comunque il modo per andare a creare sempre più isolamento, andare a aumentare la capacità di questa membrana di isolare le connessioni e in qualche modo giovare da questa capacità, da questa caratteristica per far sì che il cervello lavori 100 volte più veloce, è appunto quella della ripetizione, ripetere un gesto un'infinità di volte. Now this is another video of one of my other sons. He's 6 years old and he just finished kindergarten. So he does not belong to a team yet. He's practicing because he's getting ready to go to his first practice ever. Quindi questo è l'altro figlio di Tom che in questa foto, in questo video ha 6 anni, ha appena finito l'asilo ed addirittura prima che iniziasse a giocare per una squadra, comunque un contesto di calcio organizzato, lui si sta in questo momento preparando per quel giorno 1. Come si può vedere, le capacità tecniche sono notevoli. So obviously he's ready to go. He's off to a flying head start. He's going to have a completely different experience his first day of organized football training compared to other children who have not mastered the ball yet.
Quindi tornando un po' a parlare, a ricollegarci col concetto dell'aspetto psicologico e della qualità dell'esperienza che un bimbo può avere il primo giorno che si presenta al campo, è che padronando queste capacità la sua esperienza sarà completamente diversa rispetto a qualcuno che non ha questa padronanza. And when you're two-footed, Stefano, you can play 360 degrees. You can go around and you can play with the ball. You can turn, you can stop, you can start. There's many options because you have 2 feet. Come abbiamo visto dai vari video, tutti i bambini sono in grado di e toccano la palla con abbastanza familiarità, sia col destro che col sinistro, con entrambi i piedi. Questo praticamente raddoppia l'angolo, la capacità dei giocatori e garantisce ai giocatori e ai bimbi la capacità di giocare a 360 gradi, fare qualsiasi cosa, muovere la palla in varie direzioni, esplorare lo spazio in mille modi diversi. So through this practice, through this repetition, he's developing those neural pathways that are very important from the feet to the brain. Quindi questo in concreto è un esempio di come andare ad innescare quel processo di miglioramento neurofunzionale comunque che avviene nel cervello per appunto generare sempre più connessioni ed avere sempre più padronanza e un cervello che sostiene tutte queste funzioni, tutti questi processi. So that's why it's important, Stefano, to do the repetition because the part of the brain where we store these technical skills is in the cerebellum. The cerebellum is the seat of the unconscious brain. So everything unconscious is basically stored in the cerebellum, where later it's used in a very automatic, unconscious way without thinking about it. Quindi l'importanza della ripetizione è appunto perché attraverso la ripetizione si dà la possibilità e si facilita il lavoro del cervelletto, che è appunto quel sito di tutti i meccanismi automatici che poi permettono di eseguire quelle abilità tecniche in quel modo, senza quasi pensare, ed è la ripetizione, di nuovo, la chiave di tutto questo. So now you're going to see my son at 10 years old transferring the ball from the right foot to the left foot, and it looks very easy. It looks effortless for him to do it in a game. Quindi questo è un video del figlio di Tom, Kaito, all'età di 10 anni, e andremo a vedere come ha padronanza nel muovere il pallone dal destro al sinistro in un modo che sembra quasi veramente naturale e fa specie per un bimbo della sua età. Okay, so here we go. So you see him dribble here, and it's right now. One, two. It looks so simple to transfer in the ball, but it's actually a very complicated move to try to do if you don't have that ball mastery down. Quindi quello che può sembrare apparentemente un movimento abbastanza semplice è effettivamente un movimento complesso, una vita tecnica complessa da eseguire, soprattutto per chi non ha questa familiarità tecnica. Quindi questo è il motivo per cui è veramente importante, per essere in grado di applicare e replicare certe abilità poi nel contesto partita. Now, this movement here, you can see my boy in the middle in the red. He's looking over his shoulder at the ball, and the ball has been thrown from the goalkeeper. Stefano, this is mathematics. Okay, if you can explain, and then I'll explain a little more, but this is a mathematical equation done in just a millisecond. Yeah, of course. Questo effettivamente l'ho visto in anticipo, è una cosa che lascia senza parole, ed è una cosa molto complessa da realizzare, personalmente non sarei in grado di farlo nemmeno io, ma è tutta questione di matematica, quindi il calcolo della traiettoria, la capacità di valutare lo spazio intorno a sé, il proprio corpo fatto in millisecondi. And so what he's doing right now is he's measuring the distance of the ball, he's measuring the angle of the ball or the trajectory, he's measuring the speed of the ball, all of this in a split second because he's very comfortable and confident with the ball at his feet. Quindi questo concetto di avere familiarità col pallone, saperlo governare, saperlo dominare, è effettivamente qualcosa di complesso che racchiude, che riguarda una serie di processi che vengono fatti, ma veramente in pochi secondi. C'è il calcolo della traiettoria, c'è il serpeggiare la palla, c'è il capire questa palla da dove sta arrivando, quanto è veloce, dove mi trovo, dove è il mio corpo, con tutti questi processi, come detto, eseguiti in veramente pochissimi secondi, millisecondi anzi. Okay, so let's take a look here. Eccoci. So again, he's measuring it. This is again because of all of the early ball mastery that he did from a young age. This can't be practice. This just happens.
Quindi questo è qualcosa che sì, è vero, deriva da, probabilmente è determinato da una familiarità col pallone, ma è qualcosa che poi viene quasi in maniera naturale, senza troppo pensarci, però probabilmente, anzi è forse sicuramente collegato e connesso a questa capacità che il giocatore ha, che il bimbo ha, grazie appunto alle ripetizioni, alla familiarità e al dominio che ha sulla palla. And here it is again, you can see these movements and decisions are made in a split second, and it's a completely unconscious process. Quindi di nuovo un movimento eseguito in veramente pochissimi secondi ed è qualcosa di automatico, quasi che viene naturale, nonostante sia una serie in questo caso di elementi tecnici eseguiti in sequenza abbastanza complessa. And he's able to do this because he's two-footed. Because think of the right foot and the left foot as teammates. They play together. They transfer the ball from the right to the left or from the left to the right very easily. Quindi questo dipende anche appunto dalla capacità di saper utilizzare sia il piede destro che il piede sinistro e viceversa, in modo che questi siano, li ha definiti, compagni di squadra, che sappiano giocare insieme, collaborare. Now this, Stefano, is very interesting because we have many projects around the world. This is a 5-year-old boy that never played football before, and we gave his family a program to work on for 15 weeks. Quindi questo inizia a testimoniare poi attraverso questi video quello che accade in giro per il mondo, che riguarda vari partecipanti a questo programma in giro per il mondo, un bimbo che in 15 settimane, come avete potuto vedere dal primo video al secondo video, è migliorato in questo senso. Tom, how old is this guy? Yeah, he's 5 years old. Quindi 5 anni. Now this is little Jocelyn, whose father literally only read our book. And when she was 3 or 4 years old, he started practicing at home and in the backyard. Quindi questa è Jocelyn, una bimba, e il padre ha deciso di iniziare, dopo aver letto il libro peraltro, di iniziare a allenarla, a farla esercitare nel giardino di casa, comunque nel retro di casa, e questo è il risultato. Now she's 7 years old, and watch how she transfers that isolated training out onto the field. She's playing futsal in a full pressure game. Quindi esempio di Jocelyn, 7 anni, è interessante notare come quanto eseguito nell'immagine di sinistra in contesto isolato, senza opposizione, senza difensori, eccetera, è poi trasferito nel contesto di destra, più situazionale con avversari, in contesto con quel tipo di partita. So you can see again that quick touch, how she uses it to go around. Now here's another example of a little boy called Aiden, and this is him at 3 years old practicing with his father in the living room. Quindi questo è un bimbo di 3 anni, Aiden, e si sente sottofondo la voce del padre, quindi questo rimarca ancora l'importanza della presenza del genitore, dell'incentivo del genitore nel fare questo. And here's Aiden at 5 years old on the right. E questo dopo qualche anno. Now this is a commitment, Stefano. This is a commitment by the family and the child to put time aside, to practice with their child, to video their child, put it to music, edit it. So we're connecting families to have a deeper relationship with their child. Quindi questo è chiaramente un impegno per i genitori, per i bimbi, cioè investire tempo, esercitarsi, ma poi anche creare questi video, mettere la musica, fare il montaggio, eccetera. Però è quello che questo programma determina, poi una relazione, si crea qua anche una community, una comunità attorno a questo pensiero, attorno a questa metodologia. This is a love affair between the child and the ball, not in the context of the game. That will come later. This is a child falling in love with the ball, which is very, very important. Quindi una bella definizione, questa è definita come una relazione amorosa tra il bimbo e il pallone, qualcosa che, come detto prima, viene molto prima di giocare la partita poi. È il bimbo che si innamora della palla e si inizia a esercitare con essa. This is a video of a family who sent me videos of their 3 triplets. All 3 of the girls are the same age. Questo è un video di... questa è una bambina di 3 sorelline, queste sono 3 sorelline effettivamente, che si stanno esercitando, appunto la famiglia ha inviato a Tom questi video. They set their basement up to be a mini football pitch, and questo, their kids are practicing constantly. Quindi questo penso sia appunto una cantina, uno scantinato, una taverna,
e in questo trasformato e riconvertito un campo tra virgolette di allenamento, le bimbe si possono esercitare. Now, this is a very interesting, this is a relationship I've had with a family I've never met, and I've been in contact with them for 5 years, and this is their son, starting out at the age of 2. Quindi questo è un bimbo di 2 anni con cui la famiglia Tom ha un rapporto e in connessione da circa 5 anni, ma non si sono mai incontrati. Now, this is a very interesting video, Stefano. I won't show the whole video because it's quite long, because it's a 10-minute video that shows the child starting out from the age of 2 and then fast-forwarding to 7. So it's a 5-year picture of the development phase of one child. Quindi in questo video, che dura circa 10 minuti, ma non credo lo vedremo tutto, c'è appunto lo sviluppo, la progressione, il percorso che il bimbo fa dall'età di 2 anni, quella di 7, in cui si costantemente si esercita. But I think it's worth taking a little bit longer look at it, and you can see the beginning, inside the house, outside the house, he's working with the father, he's working with the mother, but you can see he's not really so good at it. He's a little clumsy. And now the mother and the father are working with him. So this environment is really supercharged. Quindi questo è tutto quello che riguarda appunto il bimbo e il suo approccio iniziale tra i 2 o 3 anni con la palla. È un bimbo che non è particolarmente abile, abbastanza claudicante l'ha definito un po'. Però adesso il coinvolgimento dei genitori, il fatto che la loro presenza, approvazione, eccetera, loro interessamento in questo, stanno in qualche modo incentivando e facilitando questo processo di sviluppo. And Stefano, the point of this video is that often we always see the end product first. We see the Lionel Messi, we see the Ronaldo, we see the Totti, we see the all of the different players only when they're great, but nobody really gets a glimpse into seeing what kind of development they did when they were young children. And that's why these video are very important for the proof of the concept. Quindi questo è un po' un approccio abbastanza rivoluzionario da questo punto di vista, perché generalmente si ha l'idea di cos'è un calciatore, un campione o qualcuno abile con la palla a prodotto finito, qualcuno che è già passato attraverso quel processo. Invece quello che garantisce evidenza, che dà forza in qualche modo al messaggio, è la metodologia stessa, questo appunto utilizzo di video sin dalle prime prove, sin dai primi approcci all'inizio del percorso effettivamente, per poi andare a vedere come questo percorso si materializzerà e si realizzerà. But trust me, every great player from every generation, they started out very clumsy, they lacked the motor skills, short attention span, and they all developed into top players, and most of the reason is because football started at home and that interaction between child and parent. Quindi quello che ci tiene a sottolineare è che comunque anche i grandi calciatori hanno iniziato così, perché tutti a 2 o 3 anni siamo così, ma il fatto che il calcio fosse parte della loro vita sin da piccoli, a casa, con anche probabilmente il coinvolgimento e l'interessamento dei genitori, ha poi determinato che loro avessero avuto questa carriera illuminante, ecco. Okay, now we're gonna fast forward now, Stefano. This is Logan, it's the same boy. He's in the red shirt on the left, and he's 7 years old playing with 9-year-olds. Quindi questo è lo stesso bimbo, adesso a 7 anni, alla fine del percorso, dopo 5 anni, ha iniziato a giocare in un contesto più organizzato. Sono video che riguardano lui, e ci tiene a sottolineare, importante probabilmente da sapere, che sta giocando con dei bimbi, con degli altri giocatori che sono 2 anni più grandi di lui, quindi che hanno 9 anni. So I'm going to show the video clip at full speed with no analyzation, but then I'm going to stop it and show it again, and I'm going to analyze a few things. So watch what happens when Logan gets the ball. Here we go. Quindi proviamo a guardarlo adesso e poi andremo a analizzarlo. Speed. Nice try, Luke. Good try. Go, Luke. Best. Good try, Luke.
You go. You go. Speed. Nice. Woo. Nice look. There you go, Luke. Okay, so now if we watch it again, it's very interesting because this is what happens in many countries, in many clubs, at this age group. Interessante perché è una cosa comune abbastanza in giro per il mondo. So, Logan gets the ball. Quindi questo è Logan con la palla. He dribbles around everybody. Salta tutti. Now, he gets the ball, but watch the pass. He makes a pass to this boy right here, and this boy is not developed well. This boy is not developed well, so he can't control the ball. And this is very important to understand because in a country like America and many other countries, the retention rates are very low. Are very low. So what happens is when he gets past the ball, this is what happens. He's completely out of position. He misses the ball. So the good kids know who the less developed kids are. So they don't pass the ball to them. Now, this boy that couldn't control the ball, that boy is at risk of quitting football. And in America, 38% of children who play football quit by the age of 7, and another 50% quit by the age of 10. This boy would fall into that category. Quindi ci ha fatto vedere come il bimbo Logan con la palla ha passato la palla a un altro bimbo che è chiaramente un bimbo non abile, ecco. E questo inizia a innescare una serie di dinamiche. Innanzitutto il fatto che i giocatori della stessa squadra sanno chi sono i giocatori più bravi e quelli meno bravi, una cosa comune sì in America ma anche in tante altre parti del mondo, penso ad esempio all'Italia. E quindi si evita a volte, i bimbi evitano di passare la palla a certi compagni perché sanno che quella palla andrà in qualche modo persa, ecco. E questo è un aspetto che, guardando un po' al quadro un po' più in generale, per quanto riguarda appunto chi gioca, chi non gioca, chi continua a giocare, è una cosa importante da sottolineare. Ci ho dato qualche statistica, Tom, ci ho detto che in America il 38% dei bimbi che giocano a calcio lascia entro l'età di 7 anni e poi un successivo 50% lascia l'età di 10, quindi la possibilità di lasciare, di abbandonare la pratica è abbastanza precoce, e probabilmente uno dei motivi può essere, forse il principale, secondo Tom, è quello che appunto i bimbi non sono, tanti dei bimbi che lasciano non sono bravi abbastanza e soffrono un po' questo non essere appunto, questo non essere capaci in sostanza. So you'll see on the left side of the screen, Logan is going to receive the ball again, but look up on the right hand side, there's that boy all by himself, nobody marking him. He's the boy that really Logan should be looking for, but again, look what happens. He gets the Quindi ball. Adesso Logan riceve la palla, c'è un compagno praticamente libero, solissimo, nessuno lo marca. Logan dovrebbe passare la palla a lui, ma questo non avviene. E di nuovo, Logan con la palla, compagno con lo spazio per far gol, ma questo non lo considera. You go. Stessa situazione. Here again, that forse ball. Più lampante. That ball should go. Now, remember I said in the beginning, parents need to understand what does development look like? Why? And this is a frustration with many countries in the world because that boy is not developing. So it becomes very frustrated. Parents are paying a lot of money for their child to participate and they're not developing. So these are the children that are at the biggest risk. And the only way to make the best players better on your team is by improving the least developed players. They're the ones that push the best players to become better. Quindi questo è un problema, come ho detto, riguarda anche i genitori che devono cercare di capire che cos'è effettivamente lo sviluppo di un giocatore e tutto quello che riguarda appunto la loro crescita per far sì che quelle situazioni, quelle statistiche che sono state dette in precedenza non avvengano in qualche modo, ecco. Now, this is another project with a boy in Australia. This is day number one. Week number one of practicing ball mastery inside the house. Quindi questo è un bimbo sempre dall'Australia, questo è il giorno uno quando ha iniziato con questo percorso a esercitarsi col pallone nel salotto di casa.
we gave these exercises to the parents to do over a 15-week span. We would give them different exercises to practice. Quindi per 15 settimane sono stati forniti esercizi da fare questo bimbo, da eseguire per questo bimbo in casa, nel salotto di casa comunque, dove so, potesse essere eseguito se necessario. Take a look at the right window, and this is week number 15. Dopo 15 settimane il risultato. So again, you can see the giant leap forward. You can see the improvement in just a few weeks' time, how quickly a child improves. Quindi si può vedere chiaramente lo sviluppo, la capacità, la crescita del bimbo da questo punto di vista in sole 15 settimane, quindi già un salto in avanti notevole, ecco. That child is going to have a completely different experience when he shows up his first day to practice of an organized team. Quindi è chiaro e probabilmente pronosticabile che quel bimbo, quando si presenterà al campo la prima volta, avrà un'esperienza completamente diversa rispetto a chi probabilmente non è a quel livello. This is just a little infant. I have literally, Stefano, hundreds and hundreds of videos of children from around the world where families send videos of their children after coming in contact with our philosophy. Quindi Thomas è diventato un po' il punto di riferimento di tutti coloro che sono avvicinati a questa metodologia, tantissimi video di bimbi che si affacciano, inviati da genitori, che i genitori decidono di sposare questo percorso, questa metodologia. Now, sorry, Tom. Yes. Vogliamo iniziare a prendere un paio di domande? Prova a chiedere a Tom. Tom, what do you think about some questions? Do you want to finish maybe with this concept and maybe stop before we start a new topic? Or are you happy to have some question now? I am, whichever way you guys think is best, that is fine. Yeah, if you want to have, this is pretty much the methodology. And now I'm going to go into a little bit more of examples of how you put it in practice in a club or a country. But yes, that's a great idea. Let me just finish with this slide right here. Okay, Ale. Okay. So basically, I do lots of research about players. Of course, many of the great players. So this was research I did about the great Brazilian player Neymar. And this was an interview with his father. And his father, the most important point in this article was saying that typically children in Brazil are not in love with football. They're in love with the ball. So it all starts, whether it's in the living room, like he's saying, it's in some narrow space, it's in the backyard. The kid wants the ball. So that's what's important about facilitating that love affair between the child and the ball, because you find this story with all of the great players. Quindi ho iniziato per studiare, per trovare evidenze di questa metodologia, a supporto della sua metodologia, ho iniziato a studiare vari paesi, i più grandi campioni, ed ha spostato in particolare la sua attenzione sul Brasile. Qui vediamo Neymar col padre. In Brasile quello che accade, i giocatori sono talentuosissimi, soprattutto dal punto di vista del pallone, del dominio della palla, che i bimbi si innamorano del pallone prima di innamorarsi del gioco del calcio. E questo è qualcosa che li caratterizza, che è una discriminante, comunque qualcosa che va a rafforzare un po' la metodologia di Tom, ma allo stesso tempo è qualcosa che appunto va incentivato ai genitori, in questo caso appunto abbiamo detto che il padre di Neymar, possono giocare un ruolo determinante in questo. So yes, Stefano, this is perfect timing. Why don't we open it up to some questions about the methodology or anything they've seen already, because the next phase of the presentation is just kind of showing, you know, more of how we connect with families, and also at the end, which I think is very important, is showing our model program in Houston with the professional team, the Houston Dynamo, which we're very lucky to have the Houston Dynamo Academy director who is watching and listening to this presentation as well. Okay, quindi se vogliamo fare qualsiasi tipo di domanda che riguarda quello che è stato fatto fino adesso, questo visto fino adesso, la metodologia eccetera, la terza parte, l'ultima parte sarà relativa proprio al capire come questa metodologia viene proposta alla comunità, ma soprattutto ai club. Infatti un esempio che ci porterà Tom, un caso studio, quello della Houston Dynamo, la città di Houston in America, di cui il direttore generale dell'Academy è in collegamento adesso, sta ascoltando la presentazione. Vai Ale. Esatto, perfetto. Allora, sono già arrivate tantissime domande. Allora, Leda Lorea, che saluto, dice: praticamente la palla deve diventare la tua migliore amica.
ma quindi è meglio partire lasciandoli giocare da soli a casa e non cercare di giocare insieme? So Tom, there's a question from Leda. She's saying that first of all, the football must become the best friend of the player first. But the question is, should the kids start to play by themselves without maybe the parents with them? Or do you think it's something they should start together? What's your point of view in this? Well, the point is first of all, it depends on the age. And my experience is that when you're working with very, very young children, 2, 3, 4, 5, if you give them a ball, the only thing they will do is they will run around kicking it. And it's in a very uncontrolled environment. So that's why it's very important, the role that the parents are playing, because we want more of a controlled environment. We want the child not to be conditioned from a young age to just constantly be kicking. Quindi chiaramente è una cosa che dipende dall'età del bimbo, però Tom suggerisce che trattandosi dei bambini molto piccoli, generalmente 2, 3, 4 anni, quando viene data loro questa palla, la cosa che tendono a fare è quella di calciarla, correrci insieme, e questo non è, potrebbe in qualche modo instaurare una sorta di disabitudine, ma in qualche modo qualcosa di negativo, ecco. Mentre la presenza del genitore può immediatamente indirizzare in qualche modo il bimbo verso quello che sono, potrebbero essere o comunque sono i comportamenti corretti. But Stefano, okay. that's a very good question. Let me say one more thing. Yeah. And that is that she's correct. When you can get the child conditioned and develop what we call free will, like you're watching my boy right now here, he's 3 years old. So this is free will, where he believes he owns his own free time and he owns his own fun. That's the goal. But my experience is it doesn't come automatically unless it is nurtured by the parents. Quindi è un punto cruciale, quindi ringrazio per la domanda. In questo video, che è abbastanza indicativo, ci fa vedere suo figlio che effettivamente sta giocando da solo, senza la presenza di qualcuno a dirgli quello che deve fare, ma è una cosa che è stata in qualche modo, tra virgolette, costruita, creata, e non è che è arrivata in maniera automatica, ma è il genitore che indirizza, come abbiamo detto, il bimbo si innamora in qualche modo di quello che fa e poi avrà più la tendenza a, innanzitutto, fare queste cose, secondaria cosa, a eseguire immediatamente quei comportamenti che noi definiamo appunto positivi e corretti per la sua crescita. Ok, poi è arrivata una domanda di Fabio Zanetti. Ciao Fabio, è in inglese, se la vuoi leggere tu, è una pronuncia migliore. Of course. Hi Tom, I've just read one of your books. Do you think that the same strategy could be applied with teenagers? I'm forcing my players to play in the garage in these days of lockdown. Yes, I think I missed the first part though. They read the book, and what was the question again? If he's working with teenagers, so he's wondering if this methodology can work even with teenagers, even considering the period now where we are locked down and players can be incentivized to play, I don't know, and to train and to practice in the garage, in the basement, or wherever they can. Yes, that's an excellent question that's often asked. And the answer is absolutely 100% yes. Every player can benefit from ball mastery. Every player. I'm today, this week is my birthday. I will be 60 years old, okay? I'm better technically today than I was as a professional player. And the reason is because of the amount of repetition that I've had as a football demonstrator, as a technical coach. So to answer your question, yes, every player. But what we're saying is that if you can start early, of course, it's much easier and it seems to have a bigger impact. But yes, to answer the question, all children, all ages will improve from this technical practice. Happy birthday, first of all. Now I'll translate. Ha detto Tom che chiaramente sì, 100%, tutti possono beneficiare da questo. Chiaramente meglio iniziare il prima possibile, ma in qualche modo è il ball mastery, line art sul ball mastery, sul dominio della palla, è qualcosa che porta beneficio ad ogni età. Tom ha fatto l'esempio, appunto, il suo esempio, che tra qualche tempo farà gli anni, 68 anni, ma si reputa molto più abile con la palla adesso di quando paradossalmente era un giocatore, proprio perché in tutti questi anni di carriera ha dovuto ripetere continuamente gli stessi gesti e quindi ha affinato quella tecnica riguardante quei gesti e quindi si definisce appunto addirittura migliore rispetto a quando giocava, ecco. Quindi sì, assolutamente è qualcosa che può beneficiare qualsiasi tipo di età.
Ok, poi allora arrivano i complimenti da Andrea Biffi e dice: la mia speranza è che la nostra federazione, attraverso i centri territoriali federali o le guide tecniche, proponga finalmente la ball mastery, ma in Italia in questa direzione c'è ancora poca cultura. Se vuoi magari riferire a Tom. Of course, yeah, Tom is coming. Congratulations from one of the best coaches in terms of ball mastery and youth development in Italy, Coach Andrea Biffi, saying that he hopes that our federation in particular will start to consider more and more ball mastery, maybe embedding this practice in our centers of excellence in order to nurture this idea and this culture of ball mastery, something that should be part of the development of youth player at all ages, probably. Yes, and I think it's very important. I think for federations, and I'm very honored to be able to work with many around the world, one of the problems is that the approach to football development is a very traditional one. And we look at it only in the eyes of the coach and the player, or the player and the coach. Federations or professional organizations, associations need to do a better job of involving the parents, especially at the very young ages, because this falls more in the context of a family, not a team. So the role of the parent has been very misunderstood. And that's what I'm trying to shine the light on, of how federations and associations can go out with a meaningful message and engage their families, the parents, to help the kids to develop. Quindi innanzitutto ringrazia Mr. Biffi per la considerazione, la condivide il fatto che le federazioni possono giocare un ruolo più chiaro, più importante per quanto riguarda appunto l'utilizzo del dominio della palla, del ball master all'interno dello sviluppo dei calciatori, sia per quanto riguarda appunto ovviamente i centri di eccellenza, ma anche e soprattutto, che è quello più legato alla metodologia di cui stiamo parlando stasera, attraverso il coinvolgimento attivo dei genitori, convincendoli in qualche modo e diffondendo questo messaggio che il loro ruolo è importante, e questo soprattutto nelle primissime età. So to continue on this, I'm going to throw up some pictures during our Q&A, is that that's why it's important that federations and organizations, they reach out to the parents. This is a picture of me doing an event in China for 600 families. And all of those families have children between the ages of 0 and 6. So it's about engaging this community in Italy. That's very, very important because it's the entry level of the game. Quindi adesso ci stavo facendo vedere una carrellata di immagini queste domande e risposte, nel quale c'è la testimonianza appunto di alcuni degli eventi che Tom ha realizzato in Cina con le famiglie. Quindi in quell'evento in particolare stava parlando di 600 famiglie, tutte con bambini che potenzialmente giocheranno a calcio. Quindi l'importante, la cosa più importante forse per mettere in pratica questa metodologia, è il coinvolgimento dei genitori, che possono giocare un ruolo veramente determinante per far sì che i bimbi si presentino al loro giorno uno, nel momento in cui decideranno di partecipare alla loro prima esperienza di calcio in un contesto organizzato, già pronti. Ok, allora su questo volevo riportare un commento di Cosimo Bufano, che saluto, e saluto Tom Bayer, conosciuto a Lugano. Ricordo che con il mio gruppo Under 6 avevo gestito un allenamento di ball mastery con la partecipazione di bambini e genitori, un'esperienza indimenticabile. So there's a comment from a coach that he said that he met you in Lugano. Okay. Cosimo, and he says is something they remember. He said, I remember with my group of under six, I did a training session on ball mastery, and in that specific session, parents took part, they were actively involved with children. It was an unbelievable experience, something that he won't forget. Yes, tell him thank you very much, and I remember everybody. That was a very, very good experience for me too. Working in Lugano, I was there for more than a week, invited by the Belgium Michel Brunets together with Ed Grapper, a Dutchman who came from Ajax and also worked at the elite academy in Qatar called Aspire. And I was very impressed with the FC Lugano approach to development and their openness
about receiving our philosophy and our presentation. So yes, thank you very much for your comment. Ringrazio, ricordo in maniera abbastanza piacevole, particolarmente piacevole quell'esperienza a Lugano. Ricordo appunto che sono veramente dei giorni, una settimana passata in maniera veramente positiva. Grazie anche e soprattutto a Michel Bruckner, la sua metodologia, eccetera, eccetera. E comunque sì, appunto, è rimasto impressionato dall'approccio che Lugano ha avuto, quindi probabilmente tutto questo rientra in questa idea, appunto, ecco. Ok, prenderei l'ultima domanda e dopo procediamo con le slide di Donato. Last question, Tom. Sure. Corvo, ciao Donato, e lui chiede se c'è un segnale che si può captare, diciamo, da parte di questi giovanissimi bambini, insomma, che porta a capire un educatore, un genitore che si sta usando invece magari una metodologia o un approccio sbagliato nei loro confronti. Ciao Donato, there's a trigger that you maybe can suggest to understand if you're using a coach or a parent even is using a methodology but is wrong towards the child. Is there anything that can let you understand, okay, I'm using the wrong methodology, I'm using the wrong approach? Yeah, well, I think it is. That's a good, great question. I think it is. And that's why we have these presentations, because we want parents and coaches to understand when we're talking about the youngest ages, what is development? What does it look like? So one of the major problems with football development worldwide is at the entry level, the belief and the thinking is that it's a kicking game. So we believe that the entry level is kicking or shooting. And very often in most countries in the world, when you go around to the parks, whether it's somewhere maybe in Italy or in some other countries, you'll often find that those parks are filled with parents and children with the very small kids, and they're just kicking the ball back and forth, or they're in front of a goal and they're shooting on each other. So it's not rocket science, but you have to understand the reason why kicking should not be the first technique. This is a very, very simple philosophy, but sometimes we try to make things too complicated and think like, oh, it can't be that easy. But the reality is, it really is when you understand, when you really know what you know. È un punto effettivamente cruciale, Dona. E, chiaramente questa presentazione, il motivo della presentazione è proprio questo, cercare di capire come incentivare questo sviluppo, che cos'è lo sviluppo. In qualche modo ha in qualche modo risposto, nel senso che ha detto spesso si vede che l'approccio al tentare di sviluppare o insegnare a un figlio, a un bimbo piccolo, che cos'è il gioco, i primi passi che si muovono verso il gioco sono quelli del io genitore che mi passo la palla, si vede spesso nei parchi o comunque nei campi di allenamento tra i genitori e i figli, che i bambini e i genitori si passano la palla a distanza, in qualche modo si tirano la palla porta a porta, e questo probabilmente è il comunicare in maniera sbagliata che cos'è effettivamente il gioco. Il gioco invece è il controllo della palla, e questo può essere incentivato sin da giovane età, sin da piccola età, ecco. È veramente cercare di capire questo, è un discorso abbastanza semplice in qualche modo se si pensa, ma bisogna capire, bisogna crederci in questa cosa, ecco. Quindi probabilmente cercare di cambiare la mentalità potrebbe essere la risposta. Ok, procediamo pure, grazie Tom, grazie Stefano. We can continue, Tom. Okay, so we don't have so much more left. What I want to show, and I'll go through this, Stefano, quite quickly, but because I'm living in Asia, a lot of my work has been in Asia, although I travel around the world, but I just want to show just some pieces here of some of the stuff that we've done in China, because China is the most populated country in the world, but they have a big problem developing players. So I was hired by the Chinese government. I worked for one of the biggest professional clubs there. I also worked for the Ministry of Education, who oversees all football development. And I work with a bunch of big brands in China. So there's some very interesting things we can learn from the programs we put in place. Curioso ci farà vedere un po' di quelle che sono le testimonianze rispetto al suo lavoro in Cina. Gran parte del suo lavoro è eseguito appunto in Asia, e con la Cina in particolare ha instaurato un buon rapporto lavorativo, una buona collaborazione con tanti dei funzionari anche statali e governativi, proprio perché Tom è stato reclutato in qualche modo, perché in Cina
è il paese più popoloso del mondo, ma hanno un problema serio nel momento in cui devono sviluppare i giocatori. Ecco, adesso andremo a vedere un po' quello, il lavoro che sta facendo in Cina, che può essere un po' una fonte di ispirazione, un po' un riferimento che può essere probabilmente riapplicato. So, anytime you work with a professional club, that's obviously the very highest level that you can work with. So we try to partner with professionals. We try to go as high up the pyramid as possible to partner with organizations because they are taken the most seriously anywhere you go in the world. So it supercharges our message. Quindi la tendenza, l'approccio, la volontà è quella di andare ad approcciare e collaborare con le migliori organizzazioni. Quelli che anche nel contesto calcistico, i migliori club, le eccellenze in determinati paesi, sono quelli che poi prenderanno probabilmente un po' più sul serio e metteranno e useranno, avranno lo sforzo maggiore nel promuovere questo messaggio. E chiaramente questo dà un boost, un'accelerata a tutto il processo, un'accelerata importante. But we also work with governments. This is a picture of me working with the Ministry of Education in China, in Beijing, helping them to design a strategy around football starting at home and also in schools, the role that the connection that we have with children who go to school at very young ages. Quindi questa è una foto di Tom che sta lavorando col governo cinese, in particolare col ministro dell'educazione, ministro dell'istruzione. Il lavoro nelle scuole è un lavoro molto importante che eseguono, perché proprio a scuola si possono creare quelle possibilità, quelle opportunità, quei percorsi che poi daranno via a tutti questi processi, insomma, ecco. Now, this is to show you the power and influence of football on children, because this is a pilot program I put in place in a elementary school with first graders. So this big boy, if anybody's ever read our book, there's a chapter about this boy. I call him Little Shen. This is the boy I'm talking about. So I'm going to show you a video of him practicing with his friends in school in the physical education class. Quindi questo è un video che è stato girato in una scuola cinese, in un'ora di educazione fisica, e riguarda in particolare quel bimbo che c'è sulla destra dello schermo, che è il protagonista di un capitolo del libro. Lui lo chiama il piccolo Shen. Okay, and what's important about this, Stefano, is that we're helping to build self-belief, self-confidence, self-esteem, because this big boy is able to participate with his classmates. Quindi il lavoro su questo bambino in particolare, più sull'aspetto più che sull'aspetto tecnico, è maggiormente sull'aspetto psicologico. Stima in se stesso, fiducia, capacità, senso di realizzazione, autostima. E tutto questo deriva dal fatto che questo bimbo è in grado con la sua classe di partecipare attivamente, di essere protagonista un po' della sua lezione di educazione fisica. So this boy believes in his own mind that he's a football player, which is very, very important. Che lui pensa nella sua testa di essere un giocatore, che sta esercitando con la sua palla, e quindi questo può solo che beneficiarne. So we have a program that I put in place. I designed the curriculum and the training scheme that focused on physical education teachers of very young children, preschool, kindergarten, and first and second grade. Quindi l'esempio del lavoro con le scuole è eseguito anche formando gli stessi insegnanti che poi andranno a proporre questi programmi in educazione fisica e in tutte quelle attività che girano intorno al mondo scolastico. And one of the first things I did was I got rid of all of the big balls that were in the schools for the young children and I replaced them with small balls. Quindi una cosa che ha fatto, abbastanza rivoluzionario peraltro, è l'aver sostituito tutti questi palloni, che credo siano dei taglia 4, con palloni decisamente più piccoli, come si è visto nel video precedente. But in order to do this and hand these balls out, think of the ball as a book. So it's like, you know, when you have a very small child, parents will usually put time aside at night to read to their children. So it's a commitment. So in order for us to get parents to understand why we're giving little balls to the kids to bring home, we need to educate the parents. Quindi si può un po' immaginare quel pallone come se fosse un libro, e la capacità di lettura, come un genitore può
sempre usando l'esempio del libro, incentivare, stimolare, incoraggiare i bimbi a leggere. Con la parola è la stessa cosa, viene dato questa palla ai bimbi da portare a casa, esercitarsi, ma è qualcosa che richiede impegno. E chi, se non i genitori, possono trasmettere questa passione, questo impegno? And what we're doing, Stefano, is we're giving the knowledge to the parents to practice with their children. So what we're doing is we're giving them the ability to have a deeper connection with their child. And if you look up on the screen, some of the words, it creates a better appreciation from the child for the parent, more gratitude, respect, love. So it's very, very important connecting these families, which normally wouldn't be able to help their children because they don't know much about football development. Quindi, di nuovo, il lavoro importante è veramente sui genitori, perché sono i genitori quelli che poi possono andare a lavorare con i bimbi. L'importante è quello che su cui si deve puntare. Tom ha puntato in questo senso, in questi eventi, è dare la possibilità ai genitori di capire il loro ruolo, di capire la loro importanza, sviluppare in loro quelle capacità, quella comprensione, quelle conoscenze, nell'andare poi a sviluppare questo programma ed applicarlo con i propri bambini. And Stefano, this is very important because there's no football culture in a country like China. So we need to do a better job of engaging parents so that they have an understanding, first of all, why should they encourage their children to play football and how can they help them? Quindi è significativo questa cosa perché si sta lavorando in Cina, che è un paese generalmente comunque conosciuto per non avere una grande cultura calcistica. Proprio per questo bisogna andare a lavorare con i genitori, con le famiglie, andare a educare la maggior parte della popolazione in questo senso, riguardo appunto all'importanza e il valore che questo programma, comunque tutto quello che c'è dietro questo programma, può avere nei confronti dei loro bimbi, e poi instaurare questo circolo virtuoso che possa ripetersi e ripetersi e andare a creare appunto questa cultura calcistica in questo paese. And why this is important? Because many countries in the world, okay, are turning away from sports because they look at sports and possibly their child playing football, they look at that as a distraction to education. So they don't encourage their children to play sports as much as they did in the olden days. So that's a big, big problem in every country in the world. È un gran problema che c'è in tutti i paesi del mondo, è quello che lo sport viene purtroppo visto come qualcosa che toglie tempo, che distrae in qualche modo l'educazione e molto spesso non viene incentivato e promosso come dovrebbe. So that's why we focus on four very, very important elements of our program to basically encourage parents to get their children to start our program. One is because we can help to develop their cognitive skills. Number two, we can help them to develop their emotional skills. Number three, we can help them to develop their social skills. And then last is to develop their physical skills. So all of these together make children smarter. So that has an academic consequence. So we have found through our work, especially in Houston, that the schools and the educators have embraced football starting at home because it actually can help their kids to become smarter. Quindi quello che viene comunque comunicato ai genitori, quello che viene dimostrato peraltro, che è qualcosa di reale, quello che, e l'hanno veramente testato, soprattutto a Houston, la Houston Dynamo, è che questo programma ha poi degli effetti, un impatto positivo sulle capacità del bimbo di diventare in qualche modo più intelligente, di avere anche migliori risultati a scuola, essere più svegli in qualche modo, partecipare meglio all'attività scolastica. Questo perché il programma è focalizzato su quattro e ha impatto e ha valore effetto su quattro aree della personalità del bimbo: innanzitutto l'aspetto cognitivo, poi quello emozionale, quello sociale e anche ovviamente quello fisico. Quindi un approccio olistico grazie appunto al programma, che poi dà la possibilità, come detto, ai bimbi di in qualche modo eccellere, comunque trovarsi proprio agio e avere migliore performance anche a livello accademico, ed è una cosa che ha impatto sui genitori. And then it's always great when you can have a star player such as a French national team player, World Cup champion, playing at Manchester United, a Paul Pogba, show up to an event. So that's how we use the stars to try to inspire families.
Poi chiaramente c'è un lavoro fatto con la, grazie a quella collaborazione, alla partecipazione di star del calibro di Paul Pogba, come si vede nella foto. La loro presenza è quel boost ulteriore che dà maggiore visibilità e ispira in qualche modo i bimbi, ma anche i genitori, perché è il messaggio che viene mandato, grazie anche, come detto, al contributo e alla partecipazione di queste celebrità sportive, è molto più potente, molto più chiaro e forte. Also, my experience is that because we have a very good message of football starting at home and it's focused on parents and young families, many of the big brands that support football are very eager to get in and put resources into our program because they believe in it. Quindi il fatto che loro poi si vanno a relazionare e interfacciare con un pubblico che è prevalentemente famiglie attira l'interesse anche di big brand come di compagnie molto importanti. In questo caso stiamo parlando della Volkswagen, che investono, oppure la compagnia AI, la compagnia assicurativa asiatica. Incentiva in qualche modo queste compagnie a investire, questo poi garantisce che il programma possa essere sviluppato e promosso ulteriormente ancora di più. And that's not an easy thing to do as an American, to be appointed as the Volkswagen Group China's football ambassador right after the Germans won the World Cup tournament. non è comune, non è, ed è molto raro che un americano possa essere utilizzato, indicato e scelto per essere l'ambasciatore della sezione della Volkswagen in Cina. Quindi c'è questa che cosa di a livello culturale che è impressionante. So I designed a program for the Volkswagen Group for kindergartens throughout the Beijing area. So these are just some pictures of it. Quindi questa è una foto del progetto che Tom ha sviluppato grazie alla Volkswagen per degli asili, in quel caso non asilo, della zona di Pechino, la capitale. So again, parents are very... That the program is dependent upon the buy-in and the understanding of the parents. That's why we focus so much on the parents. Quindi il focus principale, come abbiamo ripetuto più volte, è proprio sui genitori, cioè la capacità e la possibilità che i genitori capiscano il valore di questo progetto. This is a video of kids in an elementary school. They take these 10-minute breaks where they conduct ball mastery between studying. Quindi questa è una scuola in Cina, e nella pausa, nell'intervallo breve che c'è tra una lezione e l'altra, si esercitano, fanno attività fisica e si esercitano con esercizi di dominio sulla palla. And Stefano, why this is important? Because we have feedback from the schools, from the teachers that show that when the children sit back down at their desks, they're refocused, they have better concentration, they have better thinking skills, memory. So there's the connection between the ball mastery and the cognitive and the emotional skills being built. In relazione a questo, è importante sottolineare che gli stessi insegnanti hanno capito, hanno effettivamente realizzato che ci sono dei miglioramenti per quanto riguarda la concentrazione e l'attenzione di questi bimbi una volta rientrati in classe dopo aver fatto quei dieci minuti di attività con la palla. Now, these aren't necessarily children that are 100% football players. All of the kids in Beijing now at these schools, this is the basics of what they learn in school. Quindi questo è qualcosa che i bimbi, di nuovo un esempio da una scuola cinese, quello che i bimbi si esercitano, quello su cui si esercitano. Questi bimbi non sono giocatori di calcio, probabilmente non giocano nemmeno a calcio di fuori della scuola, però è qualcosa che viene fatto proprio per tutti i vantaggi che sono stati detti in precedenza. And we even used, media plays a huge role in our program as well, because we can speak to millions and millions of people. This is a television corner that I designed together with David Beckham, which was shown 365 days at golden time, 6:15 in the evening, every single day throughout all of China. Quindi questo è l'esempio di un programma che Tom ha sviluppato in collaborazione con una televisione cinese e David Beckham, un programma che andava in onda tutti i giorni dell'anno a un orario che è praticamente indicativo, le 6:15 ha detto, che probabilmente è quello un po' più di punta, cui tutti stanno guardando la televisione. E questo è un esempio su come i media e l'utilizzo dei media è veramente importante per promuovere il più possibile questo messaggio, sempre alle famiglie, il loro target principale. And we do this in many countries. This is an example here in Australia as well.
and I devised a football technical corner linking the stars of today with football starts at home. And who are those stars right here? Messi, Ronaldo, Suarez, Neymar, all of the best. And we created content that went out to millions of people during the 2018 World Cup, every single game, all 64 games. Quindi nel 2018 ho lanciato questi spot, questi piccoli video che andavano in televisione, quindi visi da milioni di persone, che collegavano un po' il football stars at home, quindi la sua metodologia, a tutti questi grandi campioni per rendere il messaggio che veniva comunicato e lanciato molto più di impatto, ecco. E la slide precedente era qualcosa che era stato fatto invece in Australia. And through the research we did, we uncovered two common denominators with the world's best. And that was is that they all started engaging with a ball between the ages of 2 and 5 and around the home, and the role that the fathers and the mothers played in their development. Quindi il collegamento che abbiamo appena detto tra questi grandi campioni e la metodologia è basato su questi due comuni denominatori. Il primo, che tutti questi grandi campioni hanno iniziato a giocare a calcio a un'età molto da tra i 2 e 5 anni, quindi un'età molto veramente piccoli, e poi il ruolo importante che hanno avuto i genitori, madri o padri, nell'incentivare e facilitare questo avvicinamento di questi bimbi piccoli al gioco del calcio, fino ad arrivare appunto ai livelli dei giocatori che vediamo qua, questo esempio di Hazard. So even Hazard, he basically comes from a football family, both his mother and father professional players, and his three brothers were all professional players too, so it's a football family. Quindi Hazard è un po' una situazione eccezionale, nel senso che la sua famiglia è tutta una famiglia di calciatori, genitori, gli stessi parenti comunque erano calciatori, e la sua famiglia, ci sono 4 ragazzi e tutti e 4 sono calciatori professionisti, anche a buon livello peraltro. So just the last part of it, I just wanted to show people the program that we have with the professional team from the Major League Soccer, MLS, in America with the Houston Dynamo. And quindi questo è un esempio. Oh, sorry Tom, we want to finish. Yeah, well with this part right here, we're finished, and now I'm going to talk just a little bit about our program with the Houston Dynamo. Ok, quindi adesso l'ultima parte della presentazione ci parlerà un po' dell'esempio, del caso studio, della metodologia di Tom applicata a un club professionistico americano, gli Houston Dynamo. So what our program can do, regardless of whatever country we work at, there's 4 kind of key performing indicators. One is we can help to increase the amount of kids that are playing in participation. Number 2, those children who enter at the entry level, they're going to have a higher technical ability. Number 3, we're going to help with the retention rates, because it's not the best kids that are quitting, it's the least developed. And then for a professional club, we can help to build that elite player pool, which is very, very important for a professional academy. Quindi qui in linea generale sono i target, i 4 target, gli obiettivi specifici che verso cui questa metodologia va a lavorare, quindi quello che si ottiene, quello si cerca di raggiungere, che ogni compagnia a livello mondiale può aggiungere, non solo quella che è la protagonista adesso del caso studio. Questi 4 target obiettivi sono innanzitutto aumentare la partecipazione, perché si aumenta appunto il numero di persone che si innamorano in qualche modo del gioco e vogliono partecipare. Poi chiaramente si aumenta l'abilità dei bimbi che si presentano il primo giorno di allenamento. Tom, do you mind going back to the same slide? This one. Quindi yes, thanks. Quindi yes, il secondo punto è appunto un livello più alto da un punto di vista tecnico nel momento in cui si presentano all'età generalmente di 5-6 anni, quando iniziano la loro esperienza nel calcio strutturato. Si migliora la capacità di trattenere questi bambini, e quindi hai meno bambini che poi lasceranno e abbandoneranno la pratica, e poi si va a creare un numero di giocatori elite decisamente maggiore, proprio perché si è aumentata la qualità di questi giocatori sin da quando erano molto piccoli. And Stefano, the reason it's very important is because usually professional clubs, they don't get involved in the entry level of the game. So what that means is that a professional club is dependent upon the community to develop very good players at the competitive level of play. But that's not what's happening throughout the world. We're getting a much, much smaller elite player pool. So now professional clubs, from my experience, and I work with many of them,
they're very concerned and they're getting much more involved at the entry level. And they're doing that by this, basically connecting more with the community, with local clubs, state associations, schools, early learning centers, preschools, kindergartens, parks and recreations. There's many facets. So again, remember I talked about the problem with football development is a traditional approach of only player and coach, coach and player. No, professional organizations, especially in Italy or in a lot of the European countries, they need to have a refocus and think more about how can they help the entry level, because they are going to be the better, biggest beneficiaries if the entry level is better and the competitive level is better, because better elite players. Quindi abbastanza lungo, cercherò di riassumere. In qualche modo il credo comune e l'agire comune in qualche modo, soprattutto dei club professionistici che quali Tom generalmente lavora e lavora in giro per il mondo con molti di questi, è che in qualche modo ci si fida della comunità, quindi delle società probabilmente amatoriali, nel reclutare i giocatori che poi andranno a formare quelle che sono le squadre appunto delle società o dei club professionistici. Ecco, questa è una cosa che in giro per il mondo non avviene, si sta cercando di cambiare un po' questa mentalità, quindi i club professionisti sono molto più, tra virgolette, non preoccupati, ma si vanno a interessare molto più a quello che avviene prima dell'inizio dell'attività di base, e quindi andare a lavorare con questi bambini per cercare di avere bimbi che siano più pronti nel momento in cui inizieranno appunto la loro attività di base con queste società. E questi che ci fa vedere nella slide sono tutti esempi di istituzioni, enti, associazioni o comunque destinatari, riferimenti con cui i club possono lavorare, creare queste connessioni affinché tutto questo possa poi accadere, quindi lavorare con le scuole, con le associazioni, con gli asili, con organizzazioni varie del territorio, della comunità, cercare di incentivare la crescita dei giocatori, il loro miglioramento da un punto di vista tecnico e favorire appunto che questi bimbi siano più pronti, come detto, appena entrano nell'attività di base. Ecco, questo andrà a beneficiare chiaramente i club professionistici, perché tutto entra e tutto va a loro favore, quindi impegno nella comunità per cercare di creare quelli che poi saranno i giocatori che andranno a far parte delle loro squadre. So now we shift over to, and this is a wonderful program that we have with the Houston Dynamo. It's a collaboration. It's a 3-year commitment to put this program in place. This is an actual picture of the soccer starts at home. Of course, in America, we call it soccer instead of football. But this is a screenshot from the content page from the Houston Dynamo website, which happens to be the number one most viewed content on their entire website, is Soccer Starts at Home. Quindi questo just ci farà vedere l'esempio di quello che è appunto il caso studio della Houston Dynamo, questa società con cui Tom collabora. Questo è un po' lo screenshot di quella che è la pagina di questo sito che promuove appunto contenuti eccetera, ed è una delle pagine più viste, forse la più vista per quanto riguarda appunto il progetto dell'intero panorama, ecco. Ed è un progetto abbastanza positivo ed abbastanza di successo, e per questo ce lo sta mostrando. And this is to show where our program fits into their developmental pyramid. So as you can see, from 0 to 6 years of age, that's football starting at home. Then it crosses over the line into competitive play, and then further on the elite play. But basically, this is a very, very strategic, long-term strategy for the club to try to affect the entry level of the sport. Quindi questa è un po' la metodologia di questo club. Come si può vedere, la grafica mostra che appunto si sta cercando di lavorare innanzitutto su un range età molto ampio, che va appunto da prima di questa crossing line, quindi quando i bimbi entreranno a far parte dell'attività strutturata, si va a lavorare già prima attraverso la metodologia del libro. Una volta entrati i bimbi sono più pronti, perché la partecipazione e l'utilizzo appunto della metodologia ne ha giovato, ne ha favorito la crescita, soprattutto da un punto di vista tecnico, ma anche appunto in molte altre aree, e poi viene utilizzata un'altra metodologia per favorire la crescita ulteriore di questi bimbi per portarli poi a quella che sarà la parte un po' più agonistica, ecco. And very important to highlight always the very key words that we're helping to develop families, children's physical, emotional and cognitive skills.
Quindi, come abbiamo detto, aspetto importante che questa metodologia va un po' a abbracciare varie aree, non solo quella fisica e tecnica, ma anche appunto cognitiva, mentale e sociale. And here it is, physical skills, which are balance and coordination, cognitive temperature, focusing and concentrating, emotional skills such as confidence, joy, happiness, and fun. Quindi questi sono alcuni esempi di quello che intendiamo per capacità fisiche, capacità cognitive, emozionali, eccetera. Quindi abbiamo equilibrio, coordinazione, concentrazione, attenzione. So if you go to their website, houstondynamo.com/soccerstartsathome, you're going to get lots of content to engage the families free of charge. They can sign on, they can understand more deeply what the program is and what the goals are. There's a video skills library to show exactly how you start out. There's a parent's checklist. There's a school experience. We have a community of families who gather together and they upload content to Twitter and WhatsApp. So we use social network to build communities of football starting at home families. E questi sono tutti esempi di appunto che possono essere tra l'altro consultati, magari Ale poi metti il link, e appunto si può gratuitamente peraltro, si può andare un po' a vedere quelli che sono tutti gli esempi di come questa metodologia viene applicata da questa società. Il coinvolgimento della famiglia è veramente esagerato, ci sono tantissime persone che caricano video, quindi è sta costruita una comunità attorno a questa metodologia alla quale tanti possono accedervi e condividere, ma anche consultare e avere un'idea e sviluppare ulteriormente questo programma. And this is a slide which is showing, okay, what is the football starts at home methodology? Technical mastery of skills, it focuses on ball mastery, and then we lay out what some of them are, ball mastery on the move. And then the Houston Dynamo have a program where they basically hold these big events at their facility, where little five-year-olds and six-year-olds will gather every month or two, and they'll play these fun games, kind of modeled after the Belgium way of having these festivals of 1v1, 2v2. So it's all connected. And this is actually a program that's been designed, this part, by Paul Holleher, who's the academy director, and he's on this call. And this is a picture of us collaborating on a different Zoom call for educators. Quindi questo è un esempio di come questa metodologia poi viene realizzata, quelli che sono i contenuti specifici della metodologia, realizzata dal ragazzo che si vede nella chiamata Zoom, che è peraltro connesso a questa chiamata, quindi sta assistendo anche lui all'evento. Per andare un po' a fare degli esempi su quello che c'è scritto nella slide, c'è la prima parte, Technical Mastery Exercises, è quello che riguarda appunto tutte le attività e gli obiettivi specifici che riguardano il ball mastery, il dominio della palla. Ci sono esempi che riguardano il dominio della palla da fermo, in movimento, più dinamico. Aspetto interessante invece quello che ne ha parlato anche un po' più approfonditamente, l'aspetto che riguarda il secondo punto, i games. Ha parlato del fatto che Houston Dynamo crea appunto questi eventi una volta ogni mese, due mesi, in cui vengono invitati tantissimi bambini dell'età di 5-6 anni. E è un festival praticamente, molto modello Belgio, quindi tanti uno contro uno, due contro due, questo genere di format per le partite, ma al quale si cercano anche di associare alcuni giochi che possono creare questo ambiente divertente, così si crea appunto questa metodologia vive in qualche modo, ecco. So again, just a couple of pictures, we don't really need to talk so much about it, but it's just showing what the content looks like, lots of videos, lots of points for families, engaging them. And then also, it's very important when you're working with a professional club that you get the buy-in from everybody. So this is the first team. These are the head coaches of the first team together with Paul and myself, because everybody in the organization needs to be on the same page of what is Football Starts at Home. Quindi le slide precedenti hanno solo mostrato qualche esempio di quelli che possono essere i contenuti che possono essere trovati appunto sul sito internet. Questa è una foto che ci ha tenuto un po' a evidenziare. Nel momento in cui la società, soprattutto professionistica, decide di abbracciare questa metodologia, è importante che tutti remino dalla stessa parte, tutti cerchino di promuovere la metodologia. Questa è una foto che riguarda appunto il direttore dell'Academy, ma anche tutti i membri della prima squadra, ed è importante per lui che tutti appunto, sin dalla prima squadra, nonostante il progetto riguardi più la community e l'attività di base, promuovano questi concetti. And every person that works for the Houston Dynamo,
the people who are taking care of the ticketing, the people with the sales, the people taking care of the stadium, everybody has seen the presentation of Football Starts at Home. Quindi questi sono invece, questa è una riunione che riguarda altri soggetti, altre figure professionali che lavorano per la società, cioè chi si occupa degli eventi, chi si occupa della gestione dello stadio, chi della biglietteria, ma tutti hanno potuto assistere alla presentazione del progetto per capirne i concetti, i principi e sposarli in qualche modo per poi promuoverli probabilmente anche attraverso quello che fanno loro specificatamente nella loro posizione professionale. And again, remember I said before, it's not only about only coaches and players. This is a picture of us, myself and Paul, presenting to the Department of Education in Houston, which culminated in them opening up their school districts for us to work together with 17 different school districts that has approximately 1.2 million families involved. Quindi rettifico, questa non è la foto della Houston Dynamo, ma invece una foto di Tom che è a riunione, sta presentando, usando la stessa presentazione, con i membri del comitato per quanto riguarda l'educazione, le scuole della Contea o comunque della città di Houston, per promuovere questo programma all'interno delle scuole. Quindi quello che ci tiene a sottolineare è che è importante davvero cercare di condividere la comunità a più persone possibili che riescano poi, che sposino questo progetto e lo vogliono poi promuovere effettivamente. So we spent a lot of time our first year just going around to the community doing these big events for families, for coaches, for educators, for all of the stakeholders in the game. And then this culminated, this was at the Fan Appreciation Day. This shows you the amount of commitment from the Houston Dynamo to put this big promotion up on their scoreboard during their Fan Appreciation Day. Quindi questo è un esempio di come il club ha sposato effettivamente questo messaggio. La slide precedente mostrava come a un evento si stava cercando appunto di promuovere la metodologia ad una serie di figure diverse, tutte parte della comunità, genitori, educatori, insegnanti, eccetera, eccetera. And the media play a very big role in getting our message out. So we can supercharge our message by using media, by using the internet, by partnering with schools who have Twitter accounts like this one, the Houston Independent School District that has 153,000 connections, so that every time we create a piece of content, they push that content out for us. E questa è di nuovo sottolineare l'importanza dell'utilizzo dei media, la televisione, ma soprattutto i social network oggigiorno. Questo è un esempio sempre riferito a quel meeting che stava facendo per la promozione di questo programma con le scuole. Come si può vedere, questo è un tweet fatto da questa associazione, 153.000 follower, quindi si può immaginare a quante persone questo contenuto potrebbe poi arrivare, quindi per capire l'importanza e la portata che questo progetto può raggiungere grazie all'utilizzo dei media. So we do a lot of training with schools and teachers and families, and in the summertime we did a virtual camp online for over a week, and we had more than 50,000 families sign on to participate. Quindi questo è un evento che hanno fatto durante probabilmente il lockdown, decisamente sì, perché è il 5 di agosto 2020, evento online collegato su Zoom, parlava di 50.000 persone che hanno preso parte e un giocatore che sta mostrando appunto questa sessione virtuale. Okay, and these are my last three slides and we're almost finished. So this is a slide to show that in the Houston Dynamo, in a professional club, we have a Monday morning meeting online every week. And that brings together all of the different department heads from the Houston Dynamo, the people in charge of revenue, ticketing, sponsorship, marketing, digital media, fan experience, charities that fund programs for the community, the development program, which is the academy. We all come together every Monday, and that group is chaired by the president of the Houston Dynamo, John Walker. And the topic is Football Starts at Home, and it's every Monday. And that just goes to show you the commitment that the professional club has to basically make our program part of the DNA of the club. Quindi questo è un esempio impressionante, peraltro, di come la Houston Dynamo abbia abbracciato tutto quello che è la filosofia e come effettivamente stiano cercando continuamente di implementarla. Ha parlato del fatto che appunto si ritrovano con tutti questi capi di questi dipartimenti, incluso il presidente della società, tutti lunedì mattina alle 9 per parlare solo della metodologia, di come svilupparla,
di come pensare, comunque sviluppare nuove idee, nuove iniziative, sempre per cercare di promuovere, e allo stesso tempo questo va a rafforzare quello che è il rapporto tra la metodologia stessa e il club, che la metodologia entra a far parte del DNA del club. E questo è un esempio di come questo viene realizzato poi in concreto, l'impegno che il club ha messo in questo progetto, ecco. And to be honest with you, we are in talks with a couple of the biggest club teams in the world, in Europe, that are interested to partner as well, because they themselves also see the value in trying to connect with families and create a movement inside their community of football starting at home. Quindi due dei club più importanti del mondo, non ci ha rivelato quali, magari proviamo a chiedergli chi sono, ma comunque ha detto che sono interessati al programma, ma non al programma in sé dal punto di vista tecnico, ma proprio per quello che c'è tutto intorno, cioè cercare di creare questa comunità che faciliti l'accesso appunto di tutti questi bambini, dello sviluppo di questi bambini, alla loro crescita, per poi contribuire all'attività del club stesso, ecco. Quindi magari glielo chiederemo nelle domande, se qualcuno vuole. And then my last two slides, of course. So I'm trying to show that the culture is always taking the lead, especially with the very youngest kids. But the reality is that, of course, coaching, curriculums, education, licenses, experts, facilities, finances, those are very important. But what we find is if you only do just that and you don't get the culture piece correct, this is what happens. The feather, which represents the culture, it always is going to tip the scale. It's always going to be the leader and the most important part, I believe, in football development. Quindi questi due grafici ci ha mostrato, che sono gli ultimi due slide, come la cultura calcistica sia qualcosa di veramente determinante, forse più importante sommato tutto quello che ci sta sulla destra, che se un club vuole, se una federazione, comunque un paese vuole veramente puntare all'eccellenza, vincere dei mondiali, essere i top a livello appunto mondiale, internazionale, deve avere cultura calcistica. Allenatori, infrastrutture, un programma di educazione strutturato, eccetera, eccetera, sono tutti aspetti sì importanti, ma mai quanto la cultura, che gioca un ruolo veramente determinante in tutto questo. E quindi il suo programma può effettivamente, questo programma può effettivamente entrare e cambiare quella che è la mentalità e la cultura calcistica attorno ad un movimento. So Stefano, I'm so sorry because I think I went way over our time, not anticipating the translation, the Q&A, but that is my presentation. I'm happy to stay still and any question and answer, but I know that it must be getting late in Italy, so maybe some people have to drop off, but I'm very honored to have been invited to present to one of the really great football countries of the world, Italy. So thank you to Alessandro and yourself for giving me this opportunity. And like I said, I'm open for anything, whatever you guys would like to do from that point on, but thank you. Thanks Tom. So quindi ci ringrazia, chiaramente un privilegio poter condividere questo messaggio, la sua filosofia, con uno dei paesi probabilmente della cultura calcistica più spiccata. È disponibile a stare ulteriormente, nonostante conscio del fatto che siamo andati un po' lunghi coi tempi, e in Italia rispetto al Giappone è un po' tardi, io a Londra sono un'ora indietro. Allora facciamo così, sono arrivate tantissime domande, ce ne sono ancora un po' arretrate, io direi ne prendiamo un paio e dopodiché chiudiamo, quindi un paio di couple domande. Of questions, allora, Tom. Yes, please. Despite we've got lots, but conscious of the time, we have to reduce some of them. We will try to do our best. Yes. Allora, concordo, Angelo, concordo sul coinvolgimento dei genitori, ma è possibile che questo ruolo possa creare delle aspettative nei confronti del proprio figlio, quindi scontrarsi con i diritti sacri di un bambino che gioca? Quindi si parla un po' della pressione, insomma, magari eccessiva, che si rischia di dare ai bambini già... Tom, interesting question from Angelo regarding the parent side of the thing. So obviously empowering parents of playing this important role... in the kids' development is crucial, as you said, but do you think that this creates too many expectations from the parents towards the children? And we all know that for a kid, that we want every kid, every child, to play, to have fun. So where's the compromise? What's the right balance between the two things? Yeah, that's a very good question. You have to remember now,
we did a very long presentation. It's taken us nearly 2 hours, right? Because we have a lot of professional coaches on, but we don't do this exact level of presentation when we're focusing only on parents. We try to stick to very simple things. And you got to remember, parents play such a big role in their children in every activity. So we're not saying, and the emphasis with our presentation for families is never to develop professional footballers. It's completely opposite message. It's basically to give their children a head start if they want to play football. And now, even the families that don't even interested in football, children will benefit from this kind of training because it's a cerebral training for the brain, for the cerebellum, because we very rarely have opportunities to practice. But I think that, again, from my experience, it's been very positive. When parents can help their children to develop, there's less of that pushiness. There's less of that frustration that the parent have. The parents get pushy and frustrated when their kids can't do things. So it takes kind of a natural kind of evolution that we see that is very positive. No, la linea è abbastanza sottile, è un concetto delicato, l'ha riconosciuto anche lui, la domanda è contestualizzata e interessantissima. Ci tiene a sottolineare che chiaramente la presentazione che abbiamo fatto oggi è qualcosa che non viene mostrato ai genitori, cioè la presentazione ai genitori è qualcosa di completamente diverso, nel quale non si vanno a enfatizzare tanti degli aspetti che sono stati presentati oggi per via della platea dell'audience che avevamo oggi. Ai genitori viene comunque, non si cerca, ai genitori non viene dato questo messaggio: ok, noi costruiremo giocatori professionisti, col nostro programma i vostri figli diventeranno giocatori professionisti. Si cerca di trasmettere ai genitori che questo programma può avere benefici. Per dare quella confidenza necessaria, quell'abilità necessaria ai bimbi per iniziare a giocare a calcio, quindi bimbi che eventualmente vogliono giocare a calcio, ma anche chi non vuole, perché i benefici del programma, da un punto di vista cognitivo, eccetera, sono indiscusi, sono anche stati dimostrati. Quindi è questo, ecco, secondo me il messaggio, per riassumere un po' la domanda e la risposta, è: non si cerca di creare quell'aspettativa che poi probabilmente i genitori potranno avere sui loro figli, ecco. Ok, e poi c'è un'altra domanda molto interessante di Emanuele che dice: come inserire in questa metodologia l'aspetto ludico competitivo che spesso anche i bimbi ricercano nella partitella o nei tiri in porta per il gol? Purtroppo anche in TV per cultura si dà enfasi a chi ha vinto, al gol più che ai gesti tecnici, quindi già i bambini così piccoli, insomma, ma gli si può far fare qualcosa anche di ludico barra competitivo che magari vi diverta un po' di più. Tom, there's a question from Manuel regarding the methodology and the fun aspect of the thing. So because of the age of the kids, and sometimes, you know, they want to play matches, they want to take shots into the goal because it's something fun, it's something they like, it's probably something they see in television, etc. It's not emphasized the importance of the technical ability. It's generally find it as something, pass me the term, boring. So how would you like merge the two things? So yes, technical development of technical skills, but with a competitive and maybe fun, in a fun way, an engaging way. How did you do that? Through your methodology? Well, you have to remember, this is the entry level. So no kid is belonging to a team yet. So there's no competition. That's the whole brilliance and important part of the program. We're preparing them to be able to, when they cross over the line into organized play, they're more competent, they're more comfortable, they're more self-assured. That's when the fun element comes in. The problem is that kids don't have the fun because they don't have the technical skills to properly play the game. This is a game, unfortunately, that we call it the world's game. FIFA calls it the world game, but it's the only sport in the world where a majority of children who play football are technically poor. Most of them didn't master the skills. So this is the whole reason that the Football Starts at Home exists, is to try to mitigate that so that kids are enjoying and having a better experience. Of course, all kids want to play football. They should only be playing football, but they can't because they don't have the technical skills. And if you remember back to the video that I showed you, the one kid, Logan, he's got the ball. He's having fun. The other kids aren't having fun because they're not developed. So that's what the challenge is. Quindi l'aspetto interessante è che questo programma, tutto ciò che avviene prima della partecipazione di un bimbo a un contesto di gioco più strutturato,
e probabilmente competitivo, ecco, non si giocano partite quando hanno 2, 3, 4, 5 anni, ecco, quindi è tutto quello che avviene in precedenza in qualche modo prepara ad avere una migliore esperienza, quando poi entreranno in un contesto organizzato nella quale la competizione, il gioco, il divertimento può effettivamente accadere, anzi, probabilmente avranno molto più divertimenti, si divertiranno molto di più, proprio perché hanno questa capacità, le abilità necessarie per avere divertimento e avere un'esperienza positiva, ecco. Ha fatto riferimento che il calcio è paradossalmente il gioco più popolare del mondo, ma quello nel quale ci sono i giocatori meno tecnicamente dotati rispetto anche ad altri sport. Quindi questo è tutto quello che avviene prima, serve per creare il divertimento che poi potrebbero avere dopo, ecco. One more thing I want to add too, and that was a great question. And that's the whole reason that football starts at home is important, because in Uruguay, in Brazil, in Argentina, in these real strong footballing cultures, when the child crosses over the line into organized play, like my son did, they're ready to play. That's when, just let them play, the game becomes the teacher. It's a very Eurocentric approach, but most of the coaches' education, they have this phrase, let the kids just play, the game's the teacher. But it doesn't work with kids that are not technically skillful. They don't get the ball and they don't develop. Quindi c'è una frase in particolare che attribuisce Tom prevalentemente a questa mentalità abbastanza europea, per cui il gioco è il maestro, ma in paesi come l'Uruguay e il Brasile, in cui sì, è vero, nel senso, però il gioco è il maestro nel momento in cui il bambino è in grado di giocare, ecco, quindi dando al bimbo quegli strumenti necessari, 2, 3, 4, 5 anni, nel momento in cui accederà a contesti in cui il gioco deve essere effettivamente il maestro, c'è bisogno appunto di questa sorta di preparazione precedente per poi far sì che l'esperienza che il bambino possa avere e tutto quello che può imparare dal gioco e dal giocare, ecco, deve essere una cosa che come dire, appunto, ripeto, 2, 3, 4, 5 anni si prepara, nel momento in cui entreranno nel contesto e il gioco può diventare il maestro, loro ne beneficeranno, avranno un'esperienza positiva e divertente in qualche modo. Ok, prendiamo l'ultimissima da parte di Alberto Giacomini, che saluta. Very last question, Tom. Sure. Saluto anche Alberto, che ha lavorato diversi anni in un settore giovanile importante, in un club importante come l'Inter. Alberto chiede, esiste già un percorso formativo pensato per creare nuovi Tom Bayer, quindi vogliamo clonare Tom Bayer, che possano diffondere questo approccio, che possano abbracciare e sfruttare questa metodologia? So there's a question from Alberto, used to be, or probably is still, a coach working for Inter Milan, so a professional club. He's asking you if it exists an educational program to create and recreate you, so that these people train and educated to share and promote this approach. Well, tell him thank you. I'm very honored to have that comment very much. But I think that through exchanges like we're doing today, I really believe that a smaller group like we're doing today is maybe perhaps more powerful than a huge group. And let me explain why. In today's football, the best countries in the world are the ones with the small populations. And so we have a thing. If you think about it, the four most populated countries in the world, China, India, the United States, and Indonesia, all four of those countries were absent during the 2018 World Cup. None of them qualified. But we had Iceland, who I was invited to recently. I did some work. They invited me for 10 days to present to all of their professional coaches. You have Belgium. You have Croatia. The Croatian FA invited me, and I wrote 2 pages for their national curriculum. You have Uruguay. These are very tiny countries. So I believe that this program starts with you guys, the people that are in this audience. They're the ones that have the most influence and the most power to facilitate change. So I'm flattered to hear that maybe the world might be a better place with more Tom Byers, but I'm not so sure about that always. I just think that I'm trying to do my best to give this knowledge to as many people as possible. And I think that people are starting to listen. Quindi risposta abbastanza articolata e lunga, cerco di riassumere. Probabilmente non esiste, è onorato chiaramente del commento.
vuol dire che comunque quello che ha condiviso stasera è servito, ha avuto un impatto positivo. È proprio da queste condivisioni, da questi momenti, e potrebbero essere considerati tali questi momenti come quei percorsi formativi per formare le persone. Ha fatto riferimento poi al fatto che questo audience di questa sera, che probabilmente non è un pubblico vastissimo, può avere l'impatto maggiore perché c'è interesse. E ha fatto un esempio riguardo al fatto che nel 2018 la Coppa del Mondo i paesi più popolosi del mondo non avessero rappresentanze in quella competizione, ma invece paesi come l'Islanda, il Belgio, la Croazia, che probabilmente credono veramente in quello che stanno facendo e che stanno sviluppando una cultura calcistica in cui tutti remano dalla stessa parte, questi sono i paesi nel quale il calcio si sta sviluppando in maniera maggiore. E ha usato questa analogia per spiegare appunto che noi, tutti quelli che stanno ascoltando adesso, possono veramente avere un impatto positivo per promuovere questo messaggio. Quindi partire da qui e poi eventualmente chissà, qualcosa si creerà, chiedere male. Ok, ci stiamo già pensando con Tom. Comunque, allora, io direi che abbiamo fatto un viaggio veramente lungo, siamo a 2 ore e mezza praticamente, quindi possiamo chiudere qui. Io ringrazio di cuore, prima di tutto, Stefano. Grazie mille, Ste, sempre disponibilissimo. Seguite Community Social Report, mi raccomando, perché sta nascendo un osservatorio sulla responsabilità sociale nel calcio veramente molto interessante, un altro aspetto da approfondire. Grazie mille, Ste, per tutto quello che stai facendo, l'aiuto che continui a darci. E poi un grandissimo grazie anche a Tom per la tua disponibilità. Thanks, Tom. Per tutta la conoscenza che hai condiviso con noi. Avevamo promesso, insomma, al nostro pubblico qualcosa di stupefacente, e penso che abbiamo mantenuto assolutamente la promessa. Rimarremo in contatto con te, e niente, grazie a tutti e ci vediamo alla prossima. Thanks, Tom. With respect to the expectation, outstanding presentation. Thanks for sharing. We will stay in contact and we will see the next presentation. But thanks, Tom. Many thanks for sharing. Yes, thank you again to both you yourself for the great translation, Alessandro, for engaging me a few years ago. And I hope that the next time we meet, it might be online, but I'm hoping it's going to be in Italy, because Italian food is probably my most favorite in the world. Thanks, Tom. Okay, guys. Grazie a tutti. Se avete voglia di leggere il libro, in cui è racchiusa ovviamente il succo della metodologia, Allenare piccoli campioni, edito da Eclipse. Buonanotte a tutti. Okay. Bye, bye. Ciao.